Ah! Wow, wow! Salve! Oggi si va avanti con Card Shark. Era troppo figo, non riesco a non andare avanti. Continuiamo a pensarci, voglio andare avanti. Dovrà essere una cosa di una singola volta. Lo giocheremo parecchio, penso. Come va, gente? Già state richieste due delle bustine nel tempo di meno 47 secondi all'inizio della live. Dovrei, perché ho speso il tempo prima della live per guardare tutto, mi sono avvicinato molto prima del dovuto apposta. Dovrei aver fissato la telecamera, credo, spero. Quindi non dovrei più andare fuori focus, maybe, però non dovrebbe più impazzire con i colori, con l'esposizione, con mille cose varie. Non dovrebbe succedere. La batteria può comunque morire, però non dipende da quello, dai setting. Spero. Di che mese era il video di oggi? Credo averlo scritto sul video, era 24 febbraio, se non sbaglio. Ho scritto 6 mesi nel titolo perché ha più senso. Scrivo 4 mesi e 3 giorni, ma cazzo che non mi piaceva. Comunque è carino comunque il video fatto dall'editing di Sora. Stava più che bene, secondo me. C'era comunque un minimo del mio tocco perché ho messo io lo show you del video e ho aggiunto io la parte in cui aggiornavo il video dicendo: ehi, questo video qua è stato fatto 6 mesi fa. Quindi quella parte l'ho fatta io, però il 99% dell'editing del video è suo. Ho visto molto feedback positivo nei commenti, sì. Credo che sia soltanto una singola persona che non era positiva al riguardo e che non ha apprezzato il video e lo riteneva diverso rispetto a quelli passati. C'era soltanto un ragazzo che diceva che per lui era troppo frenetico l'editing. Gli era sembrato più veloce rispetto ai vecchi video di Reddit. Ma i video di Reddit sono sempre stati così. Non è secondo me un errore di Sora. In nessun modo. A me piace molto così. Per me andava bene. Per niente frenetico, secondo me. Dipende anche dai livelli di cosa si definisce frenetico. Cioè, se mettiamo... Non so se l'avete visto. Se mettiamo come standard di frenetico un video di Maxor. Se avete visto tutti i meme che sono usciti da Metal Gear Rising Revengeance negli ultimi 6 mesi, sono tutti dovuti a lui. Nulla del mio canale è frenetico. Si mette come frenetico l'editing di Sabaku in un suo video editato, ogni mia singola cosa è estremamente frenetica. Quindi dipende dallo standard. Dipende da cosa prendi come frenetico. Dipende molto da... come interpreti il tutto, però. Secondo me l'unica cosa che dovrebbe non fare è coprire la tua cam, anche se con tue stesse reference. Sì, ci sta, ma quello lì è sempre difficile da gestire. Non c'è mai una scelta buona. Sabaku è frenetico nella mente. Sabaku è Sabaku. Io non mi sono ancora visto la sua blind run. Probabilmente mi skippo la sua blind run e mi guardo qualcos'altro dei suoi contenuti a tema del DNA. Ma te ne ha fatti 40. Prima o poi me li guardo. Per adesso non mi sono ancora visto neanche nulla perché, appunto, ve l'avevo già accennato, ma come idea avevo quella di fare il video resoconto o comunque conclusivo della serie del Daring, dove si parla soltanto di lore, e sarà probabilmente un video da 1 ora e mezza molto probabilmente, dove si discute il tutto, si crea una timeline più completa e si parla di molti argomenti importanti. E per farlo sto cercando il meno possibile di cercare roba online e voglio che sia comunque un prodotto della mia serie in blind. Quindi non mi sto guardando nient'altro di niente di esterno tecnicamente. Quindi non so neanche se le pippe mentali che mi sto facendo siano condivise online o meno. Non lo so. Cosa potrei chiedervelo a voi nel caso? Tanto posso dirvi il 90% delle cose che andrò a dire su cosa sono basate. Non vi dico tutte le cose che andrò a dire, però posso dire su cosa sono basate. Video teoria degli anelli incoming. No, ci ho pensato però di chiamarlo la teoria della fiamma. Tutto di quello di cui parlerò è basato sulla fiamma. Tutto si basa sul discorso fiamma. È una cosa popolare online o meno? Non ho idea, onestamente. Fiamma sembra Dark Souls 1. Lo so. Non è colpa mia se mi azzardo, che mi sembra che si ripeta un po' in se stesso. Cosa che si ripete sempre, però. Gave del Dering una relazione tossica. Fralf, grazie al momento con Prime per dato 1 mese. Sì, raga, volevo dirti che se Plucky Squire di Devolver Digital ti ha incuriosito, ti consiglio di dare un occhio anche a RPG Time,
The Legend of Wright, gioco per PC, Xbox, ci ammazzo, che in parte me l'ha ricordato. Mi sembra di averlo sentito come nome, controllo meglio. Mi sa come Metal Solid Infinity era il mio. Era troppo che non vedevo un video di Reddit e devo essermi scordato come fossero. Possibile, è possibile. Ci posso testare come cosa. Mi sa. Sì, sì, mi sa che ho visto qualcosa, però. Mi sembra comunque diverso. Non mi sembra esattamente la stessa cosa. Ma di per sé non è un concetto troppo originale quello di The Plucky Squire. Perché ci sono tanti giochi indie che comunque partono in un modo, poi si sviluppano in un altro e poi finiscono in un altro modo ancora. Tipo i giochi che iniziano in 8 bit, poi si sviluppano in 16, poi passano a epoca PlayStation 1, PlayStation 2, roba simile, pian piano si evolvono. Ci sono anche titoli del genere. Però la cosa figa di The Plucky Squire è proprio che è così tanto comunque ben rifinito. Già da quel po' che abbiamo visto è bellissima style anche. Fantazzurro, grazie al buonetto con papà 3 mesi prima di bronzo. Let's go, come va? Tutto bene, tutto bene. Creerai un PDF da 457 pagine chiamato La teoria del regno della fiamma? Tu ci scherzi, ma metterò un sacco di importanza anche ai sogni. Non ci posso fare nulla. Sono le due cose che per adesso mi hanno più giustificato il 90% delle cose. Vedrò, poi se si rivela essere che tutta la mia interpretazione è sbagliata, ci può stare comunque. È comunque un video fatto apposta per essere un prodotto della Blindrun. Poi in futuro, come ho già detto, quando arriverà DLC e altro, potrà esserci casomai, quando avrò voglia di fare un video più, non dico la teoria del regno dei sogni, oddio, in realtà sì, con l'intera lore completa, maybe. Adesso vedrò. Signor Nix, grazie, abbonamento per 11 mesi. Unga bunga, io avere 11 mesi, io sentire potere di grave era sempre più forte. True. Danza dell'acqua di Malenia è presa da Ornette. Ornette nel senso Hollow Knight? Perché se sì non si scrive così Ornette. Dove viene quella totale cuffia? Se sì come si chiamano? Non mi ricordo il nome, però mi trovo bene. Tanto prima o poi farò un video dove le linko. Nel caso, se cognome me lo ricorda, mi dice, ehi, mi dai il link? E gli do il link. Non ora, però. Cosa hai pensato del trailer di Soundbreak di ieri sera? Non l'ho visto. Questo è quello che penso. Grande pensiero. Guardate. Non dovrebbe più impazzire la telecamera come faceva prima? Si spera! Si spera, ma non dovrebbe. Dovrebbe, abbiamo le bustine di Ginkgo Kite e di Riccardo Camarot. Queste qua saranno le carte che andremo. Ah, Ginkgo Kite. Si è aggiudicato già automaticamente una carta. Ecco qua. Ti sei già aggiudicato una B. Perché c'hai Shining Fates. Versione Japan. Che mi devo ricordare? Niente, sta zitto. No, niente. Una persona mi ha chiesto quale cuffia avevo, non me lo ricordo adesso, quindi casomai lo dovrei ricordare dopo. Avevo letto prima qualcosa, mi sono perso. Non mi ricordo. Iniziamo. Ginkgo Kite. Ginkgo Kite. Cosa trovi? Che bella bustina. Super design. Devo dire che non è che quelle italiane siano brutte, ma molto spesso quelle giapponesi hanno davvero un bellissimo stile. Sono davvero molto belle. Maggior parte, non tutte. Allora, questa qua non mi sembra che io debba fare nessun trick, se non sbaglio. Credo. Penso di no. C'è soltanto questa carta qua, come sempre, un po' a caso. Non credo fare nessun trick. Ha! Allora, qua si posso trovare anche più di una singola carta, eh. Quindi vediamo. Prima sotto inizio le comuni. Poi dalla prima holo può uscire roba. Ok, da qui in poi è possibile che esca roba. Ok, altra holo. Tanto questa non so se l'ho mai vista. Non lo so, questa non me la ricordo per nulla. Questa non l'ho mai trovata. Ah. 3 punti. 3 punti almeno. Che colore è? Buio. Buio, Shining Fates, Grimmsnarl? Non mi ricordo onestamente. Crobat! Ah, Crobat, ovviamente Crobat, sì. Crobat VMAX. Guarda. Guarda che Crobat.
C'è qualcos'altro anche? No, c'è solo la carta ricoperta d'olio in fondo. Crobat. Che pancia rotonda. Guarda che pancione. Crobat. Guarda che bello. Glielo gratto tutto. Sono 3 punti questo. Non mi sembra che abbia mai trovato Crobat, vero? No. Credo. Mi ricordo che Crobat V è super giocato. Non sono sicuro se anche Crobat V Max fosse super giocato. Quindi non... di sicuro Crobat V valeva parecchio un certo periodo perché è parte del meta. Adesso non so se è cambiato. È una delle V italiane che mi hanno regalato anche i miei bimbi a scuola. What the fuck? Davvero? Casualità. Che figata. No. Penarello giusto, vero? Dovrei buttarlo l'altro. Sì. Ok, non c'è un Epsom. Non sono mai sicuro. E Ginkgo Kite. Ah, abbiamo fatto veloce perché era stata una bustina. Teniamo il ritmo, Riccardo. Dai. Trovami qualcosa in evoluzione etere. Qualcosa di figo di evoluzione, che c'è roba fighissima qua. Crobat e Chandra sono i miei due Pokémon preferiti. Hai avuto un sacco di culo allora, che ti devo dire? Ma tanto! Non c'era molta probabilità di trovarlo lì dentro. Acqua. Tanto dico sempre la stessa. Allora, speriamo. Speriamo in roba bella. Evoluzione etere, c'è roba molto bella in evoluzione etere. Io sto ancora cercando il Leafeon. Cazzo, back to back. Oh, finalmente. Dopo la scorsa volta ci abbiamo messo un'ora a trovare la stessa cosa. Questa volta ci abbiamo messo poco. Psico, evoluzione etere, Umbreon. Espion, sì. Ok. La mia mente ha visualizzato Espion, la mia bocca ha detto Umbreon. Espion, carino. Mi sempre dispiace che comunque loro siano fatti da Five Band Graphics, che sono il modello 3D e basta. Però è Umbreon. È un Evolution. Meglio che niente. Sarebbe stato meglio Umbreon. Cioè. Espion VMAX Alternative. Sì, ma non era in questa espansione, quindi non potevo uscire. Molto semplice. Per qualche motivo l'hanno recluso in colpo fusione. Espion VMAX Alternative. È un peccato, non so perché l'abbiano fatto. Hanno deciso di fare il set Evoluzione Terre tutto basato su Eevee. L'hanno diviso in due parti. Geni. Geni. Ok. Dei geni. Giappone ovviamente non è così. Se mi siete, localizzazione italiana e inglese è stata fatta in quel modo. Qualche strano motivo. Nice. Sono entrambe. Ah no. Faccio casino con lo psico oggi. Perché stavo dicendo, sono entrambi di tipo psico. No, Crobat è buio. Cosa cazzo succede? Ho confuso 8 volte Espion a Umbreon. Adesso faccio pure casino. Non importa. Non importa. Non importa. Ah, almeno oggi è stato veloce. Oh, oh, soddisfazione. Così la telecamera non si è scaricata. Così la telecamera non è impazzita perché l'ho fixata. Le cose dovrebbero andare così. Che bello. La vecchiaia, no, non è la vecchiaia. Sono io stronzo. Non ho mai imparato i tipi dei Pokémon. Mai. Due su due è andata molto bene. Per nulla male. Allora, fatemi collegare il controllo e poi si inizia sotto. Tanto Mario Strikers con il Digio. Vorrei farlo. Il problema è che Mario Strikers è molto poco beginner friendly. Sarebbe molto più semplice fare un video di Switch Sports con il Digio che un video di Mario Strikers. Perché per Mario Strikers dovrei fargli fare un tutorial da 50 minuti nel caso. Genshin gioca ancora? Sì, devo fare i pull, infatti. Non ho ancora pullato per Yelan. Devo farlo. Guarda che mi dico sempre, devo fare live perché poi la gente mi grida dietro se non lo faccio in live. Io non ho ancora tanto tempo per farlo in live. Mi manca il video con Fro, però.
È uscito un video di Switch Sports su Canale di Fro un mesetto fa. C'è stata l'occasione di fare altro con un Fro, non so, alcun dubbio. Non sembra riuscito a registrare niente l'altro giorno comunque, perché io ero in live da solo perché lui era stanchissimo. Poi la sera eravamo entrambi stanchi, siamo andati direttamente a nanna e il giorno dopo ci sono svegliati tardissimo e poi l'ho portato di stazione per andare via per altri viaggi di Fro, dato se non sbaglio verso il Veneto. Perché? Oh, fuck no. Si è impegnato a fare cose, non so per quale motivo. Tornerà mai a casa quel ragazzo? Poi mi chiedete perché non fa video, non è mai a casa. Vincent, grazie all'abbonamento con Prime per la prima volta. Thank you. Thank you. Ah, perfetto. Si ricordava il gioco, quindi non devo impostarlo. È diventato un vagabondo. È uno dei mercanti nomadi di Elden Ring. Con gli occhi ebri di follia. Antonio Dorx, grazie a voluto comprare per 2 mesi. Ma degno. Pss, concordo. Concordo. Ho visto l'ultimo trucco e non è difficile. Allora, io sono già preoccupato. Sono già preoccupato perché sono passati qualche giorno e già mi sono dimenticato i trucchi precedenti. Mi sa, questo qua è un sacco di titoli in cui se non lo giochi tutto di seguito fai di sicuro più fatica in automatico. Ma prossima Smash vogliamo il podio. You can do it. Figa Smash. Ok che Gian non si allenerà perché gli fa cagare Smash, e anche Viking non credo sia il più grande fan. Però c'è Sidonia che è nel suo cazzo di NES, che inizierà ad allenarsi sin da oggi. E c'è Tyler e Logic che sono praticamente dei pro player. Sarà tosta prendere il podio su Smash. Sarà molto difficile prendere il podio. Gioca. Campo Kaskarot. Giusto, che c'è il nome di un grande Saiyan combattente alieno che conquista il mondo. Allora, abbiamo adesso da fare... così, controllo. L'ospizio. Abbiamo l'ospizio da fare. Ma anche il finile. Ospizio o fienile? Andiamo all'ospizio. Ma come mai di nuovo Smash? Perché è in ciclo, a periodo. Ci sono 3 giochi principali che per adesso sono Smash, Guilty Gear e Tekken. E ogni... ogni volta che ciclo si conclude si rinizia. Senza contare i giochi meme, ovviamente. Ospizio, andiamo su. Con anche la possibilità che i giochi meme ci siano più spesso a un certo punto, secondo me. Vedremo, vedremo. Io sono dell'opinione che prima o poi ci saranno più giochi meme. Conte di Saint-Germain, metti giù quel diario. Ti devo una spiegazione. Hai dedotto che non è un caso se viaggiamo insieme? Ho delle buone ragioni, credimi. La Francia è sull'orlo di un enorme cambiamento. Credo che potremmo fare una fortuna, anche solo ascoltando attentamente. Sai, sto indagando su un mistero chiamato le 12 bottiglie di latte. Quando abbiamo dato sto gioco? Prima della... ovviamente della Rivoluzione Francese. Rivoluzione Francese che è 1700... 92? Mi sbaglio? 89! Ecco, 89. Dico, mi torna di più 89. Quindi cosa sarà tipo 1700... 30, 1740. C'era Voltaire. Voltaire è del 1700. Premi 1700, credo. 1760 circa. Ok, mi torna. Voltaire mi sembra un po' giovane, però. Non importa. Uno dei testimoni è Henry Daramitz, un ex moschettiero di Luigi XV. Se è amico della baronessa, sarà sicuramente un giocatore d'azzardo. Hai delle domande prima di discutere la nostra strategia? Ok. Lui è McGregor, tra l'altro, prima volta che lo vediamo. E anche Henry, tecnicamente. Lui è Luigi XV, per come ce lo mostrano. C'è anche D'Alembert, ma non mi ricordo. Non lo conosco D'Alembert. Conosco tanto Voltaire, dei personaggi famosi. No, no, è giusto. Voltaire è un botto durante la rivoluzione perché facente parte della nobiltà.
Ok, ci sta, ci sta. Voglio sapere di Luigi comunque. Un matrimonio segreto sarebbe un'orribile verità in grado di rovesciare la monarchia. E ha ragione per credere che un gioventù Luigi XV si sia sposato. Nient'altro? Davvero? Henry si è ritirato in un ospizio vicino Bergarak. Un tempo era un temibile guerriero. Adesso è... Beh, vedrai con i tuoi occhi. Nient'altro? McGregor. Stai pensando a McGregor, eh? Ecco. È un politico. Meglio noto come esperto genio della truffa. Ha l'attenzione e, secondo alcuni, anche la firma di Luigi XV. Nient'altro? Ha l'attenzione e la firma nel senso che ha l'importanza? Te. Io? Sto benissimo, a parte un po' di gotta. Grazie per avermelo chiesto. Nient'altro? Ottimo. Allora parliamo della strategia. L'idea è di rubare un asso all'inizio della partita, prima di eseguire un finto miscuglio per assicurarci che venga dato a me. Esercitiamoci con la prima parte. Mano appiccicosa. Mentre scarti, nascondi un asso nel palmo. Se lo farai bene, nessuno noterà il conteggio sbagliato. L'asso. Preso l'asso. Liscio come l'olio. Non credo che tu abbia trattenuto l'asso ancora una volta. Come no? Era l'asso. L'asso dei sette. Era il sette migliore di tutti quelli. Quindi è un asso. No? Spatapim! Dopo Mario Strikers non riesco a sbagliarlo questo. Procediamo? Sì, vabbè. Passiamo alla fase 2. Il prossimo passo è organizzare il mazzo mentre fingi di mescolare. So che cosa stai pensando adesso. L'hai già fatto prima. E il conte è talmente ubriaco che non se lo ricorda. Ma no, ascolta con attenzione. Inizia trasferendo una consistente quantità di carte nell'altra mano. Bene, ora sposta la carta facendone cadere tre sopra, perché a me verranno distribuite per quarto. Ok. Bene, adesso fai uno stacco interno per rimettere quella carta in cima al mazzo. Adesso abbiamo un segno che ci indicherà la cima del mazzo. Fai cadere il resto delle carte in cima. Ok, questo qua è uguale. Finora nulla di nuovo. Bene. È qui che ci allontaniamo dal sentiero battuto. Non puoi sempre contare su di me per tagliare il mazzo. Quindi stavolta dovrai occupartene personalmente. Squadra le carte usando il segnale dello stacco interno per creare un piccolo intervallo nella tua pila. Adesso dobbiamo ripristinare la pila. Inizia a mescolare di nuovo. Assicura di trasferire tutto prima dell'intervallo e fermati. Oltre a quell'intervallo c'è la pila che abbiamo creato, quindi posiziona tutte le altre carte in cima al mazzo ed è fatta. The Real Tracks, grazie all'abbonamento per la prima volta. Non ho capito, devo quindi adesso rifare il processo una seconda volta? Per quale motivo? Solo perché lui non taglia? Però non mi giustifica, cioè taglierebbe qualcun altro. Ah, le rimetti praticamente al contrario per metterle in cima a quelle precedenti. Ok. La prossima carta dovrebbe essere l'asso. Sembra che tu abbia capito la variante del miscuglio. Possiamo ripeterla se vuoi. Giusto per sicurezza ripeto perché non ne sono sicurissimo. Allora, devo fare così. Fammi fare in fretta. Così, così, così. E poi ce lo stacco a destra. Ok. Poi mix. Mix. E poi di nuovo giù e basta. Sì. Cambia poco o nulla, onestamente. Ok. Volevo essere sicuro perché, da come l'avevo spiegato, sembra ci fosse mezzo qualcosa di strano, però no, lo fa in automatico e tutto il resto va benissimo. Vediamo cosa sei in grado di fare senza il mio aiuto.
Ah già, me lo fa sempre rifare come cosa, perché potevo aspettare, basta. Tank. Mi piace che ci sia pure un sound effect per attirare di più l'attenzione del giocatore comunque. Ora su, su, destra, giù, giù, giù. Mi scuglio io. Non te lo fa neanche vedere che fa. Ok. No, no, ho sbagliato, ho fatto bene. Era giusto perché non era più il 4, era il terzo ora. So che è causa confusione, ma ha fregato anche a me la scorsa volta, però ho fatto giusto. Vuoi provare a ripeterlo? No. Siccome ragazzi, vi ho dato un abbonamento a Froggy. Thank you, il Froggy. Potremmo esercitarci un po' con la grammatica. Non guardarmi in quel modo, è per il tuo bene. Ok. Sveglia ragazzo, sveglia, siamo arrivati. Non me l'era accorto. Lo so, non te lo dicono. Me ne sono accorto perché ho controllato, se no non l'avrei notata come cosa. Bella comunque immagine quella lì, molto carina. Deborah, mio dolce angelo, dove siete? Le mie ossa sono stanche, il vostro tocco gentile. Sono qui, Harry! Questi due gentiluomini vorrebbero parlarvi! Sto quasi diventando la contessa che parlava in un modo ancora più esagerato. Buongiorno a voi, mio signore. La vostra adorabile nipote? Ci ha detto che stavate riposando. Spero di non recarvi disturbo. Ah, che devo questa visita? Potrei dirvelo durante una partita di carte. Io, voi, vostro nipote, il mio taciturno amico, formiamo una bella squadra. Apriamo le danze, allora. Prego, accomodatevi. Non posso continuare, mi uccido se non ho la voce sin dall'inizio della live. Devo trovare una voce differente. Posso dargli la voce da vecchio, quella posso fare all'infinito. Puntiamo. Come si puntava? Come si aumenta la posta? Non posso? Non posso aumentare la posta? Sa di no. Ok. Perché ho questa carta in mano sin dalla partenza? Come siamo arrivati a questo punto? Chi lo sa? Comunque, ciao, Digito, l'ho visto in chat. Adesso devo fare così, così e così. Devo continuare a fare in giù. E così non si sospettiscono. Mance vinte! Un mio caro amico mi ha raccontato una storia eccezionale. Vi prego di raccontarmela! Si tratta della storia delle 12 bottiglie di latte. Sembra davvero una bella storia. Avete detto 12 bottiglie? Chi ve ne ha parlato? Qualcuno che apprezza come noi giocare a carte. Theodore! Che cosa vi ha detto? Theodore von Neuhe? Interessante. Non ho nulla da dirvi. Continuiamo a giocare? Sì, certamente. Ok. Un talore in automatico. Prendi. Voglio l'asso di cuori. Mi dispiace un po' che non ognuno dei. Scusate, concentrazione. Non ognuno dei numeri che conteggiano verso il basso non facciano il rumore della campana. C'è di più se fosse stato. Dang, dang, dang. Avrei voice actor, by the way. Minchia. Campione. E i miei soldi dove sono finiti? Avete vinto, monsieur? Il mio portafoglio è leggero come una piuma. Devo ritirarmi. Ma monsieur, la nostra partita è appena iniziata. Non potete abbandonarla così presto. Io... Che peccato. Deborah! Io... Questa è l'ultima volta che ti aiuto, Henry! Mi manderò in rovina! Sono le mie voci per i personaggi femminili. Tutti uguali. Che sciocchezze. Siamo amici, Henry, non lo sapete. Oh. Ah, gli ha ridato i soldi indietro. Quindi conoscete Theodore? Come sta quel vecchio furfante? È in debito fino al collo. Fortunatamente è piccoletto.
Vive ancora in Germania? Non lo so. Adesso si fa chiamare Conte di Caprera. Nulla è in grado di... Nulla è in grado di scoraggiare i debitori quanto a nobiltà. È proprio vero. Facciamo una partita? Se vinco ancora, mi racconterete il segreto che avete con Theodore. Morirei piuttosto che darvi ciò che volete. Non esagerate. Giocheremo e parlerete. 80. Il conte delle capre. No, il conte delle crepe. Stefano Reda, grazie al progetto per 7 mesi. Thank you. 80. Asso di cuori. Se prendo quello sbagliato è inutile che vada avanti con i trick. Posso fottere tutto a quel punto. Allora, dov'è il conte? È lì, quindi faccio così, così, così e poi spammo giù. Letteralmente spammare giù. Ci ha messo più del solito a spammare giù, però. Chissà perché. Ne sono spediti di più a caso. Avete chiuso, vecchio mio. Adesso, raccontatemi la vostra storia. Fallo e donerò 100 Luigi. Così, vostra nipote potrà continuare a pulirvi il sedere per un po'. Tutto accade nel febbraio del 1723, vicino a Parigi. Da questa parte... Fate largo al re! Sofì. Sofì? Sofì de Bignè? No! Non dire una parola di più! Ho fatto un giuramento al re! Oh... Ho fatto sudoku. Sofì! Cos'è accaduto a Sofì? Come mai sono rimasto soltanto io? Dove siete andati, amici? È morto. Quel vecchio stolto. Melodrammatico e decisivo fino alla fine. Andiamo. Non c'è nient'altro che possiamo fare qui. Chissà dove si nasconde Theodore. Incolpano me per caso? Ah, mi devo muovere? No. Ok. Testato vecchietto. Beh, dovrebbe essere uno dei tre moschettieri, tecnicamente. Ci sta che comunque sia così... Così di grande... È lui? Sì, se non sbaglio, sì. Così di grande... Posso tornare a maniera ora? Aha... Andiamo a maniera allora. Ah, diamo un po' di soldi a Taverna. Ah, il campo cascarò. Andiamo un po' di soldi. Quella salve all cash. Hai un aspetto alquanto pittoresco. Ok, mi dice sempre la solita cosa. Duna denaro 150. Sei libero di dare quello che vuoi. 150 più... quanto dovremmo dare per rendere entrambi uguali? Così. Non so cosa cambia, onestamente. No, no, è tre moschettieri. È inventato oltre 100 anni prima. Allora lui chi è? È semplicemente un combattente famoso. Perché quando ha detto amici, pensavo che si riferisse a loro. Non lo so. Tieni, tacendo. Sì. Conosco un orfanatore che ne ha bisogno e l'orfanetrofio sono io. Va bene. Addio. Un combattente famoso ma niente di romanzesco. Ok, ci sta. Ha comunque senso come cosa. Te non credo mi direi nulla. Ti ho già mostrato il trucco della moneta, inutile quindi. E la parliamo con lui. Sei pronto a partire? Sì. Sa che devo immediatamente andare in bagno. Perché non sono andato in bagno prima della live. E questo è quello che succede quando non vado in bagno prima della live. Quindi mi sa che mi dovete dare un secondo.
Sono tornato! Basta festeggiare! È tempo di ballare! Cos'è tutte queste graminacce in chat, eh? Eh? Così presto? Sì, non ci metto troppo a pisciare. È veloce a pisciare. Mica devo fare la numero 2. Mica devo fare il caccone. Ho ricevuto una lettera di invito a... Non ci provo neanche più a pronunciare queste cose. A quanto pare la scorsa volta la baronessa non ne ha presa abbastanza. Mi sento un po' in colpa. Ma non possiamo lasciare la sua fortuna marcire. Sarebbe un crimine. Dato che l'ultima volta hai interpretato il mio valletto, ci atterremo a quel copione. Sì, perché dovrei essere contrario. È un'idea di merda fare il contrario. Molto bene, ecco quello che faremo. Miglioreremo il trucco che abbiamo usato l'ultima volta. No, era il più difficile. Questo era il più difficile, se non sbaglio, sì. Questa volta mi segnalerai la carta più alta nella mano della baronessa, con il suo valore e il seme come prima. Il modo in cui afferrai il bicchiere di vino mi indicherà il valore della carta più alta. Ok. Figo. Gave parla bene in francese, sono i francesi che sbagliano la pronuncia. Ah, ok. Più in alto afferrai il bicchiere, più forte sarà la carta che segnalerai. Facciamo una prova. Iniziamo con l'asso di fiori. Ok, sì. Per un attimo ho avuto confusione. Ho letto asso di fiori, ho processato la mente asso di cuori. Quindi quando ho visto il simbolo di fiori ho detto, quello non sono cuori. Questa è la carta più forte. Afferra il bicchiere dall'orlo e indicami il seme con lo straccio come sempre. Ok, quindi afferro così. Ok, semplice da scegliere. Convalida. E poi tengo premuto per dirgli il seme. No. No. Yes. Immaginate uno che sta cercando di barare. E il modo per barare è strofinare il tovagliolo sul tavolo ed è confusissimo. Quindi fa prima così, poi così, e poi fa su e giù. E sta lì per 2 ore a fare versi strani. Dici, che problema ha questo qua? Proviamo con il re di cuori. Ok, il re di cuori dovrebbe essere senso anti-orario era? No, senso orario. Ok, perfetto. La regina di picche. Ok, questo è senso orario. Ora prova il fante di quadri. Ok, questo qua fa così. Poi devo fare così. No. Ecco cosa si faceva. Su e giù. Ok. Bene. Vuoi provare a spiare la mia mano? O vuoi ripeterlo di nuovo? No, andiamo avanti. Immagino che tu mi stia versando un bicchiere di vino. Ricorda, devi segnalare la carta più alta nella mia mano. Ok. Q di cuori. Devo sempre farlo. Non posso non farlo. Allora, Q sei te. E cuori, quindi è così. Tacchete. Sembra che tu sappia quello che stai facendo. Voi esercitate ancora o andiamo avanti? Avanti. Parliamo della parte divertente allora. Cosa c'è ancora? Permettimi di mostrarti la tecnica della pila a due mazzi. Mentre sei nella stessa stanza. No, opposto. Mentre sei nell'altra stanza, dovrai impilare il mazzo in modo da farmi avere delle carte forti. È tutto qui. Dici poco. Comunque sia, è impilando il mazzo che il vero baro può definire il corso dell'intera partita. Hai già dimostrato di esserne in grado, quindi non prenderemo tempo a fartelo fare di nuovo. Perciò non resta altro che controllare se riesci a eseguire la strategia da capo a fondo senza il mio intervento. Provaci tu, ragazzo. Okidoki. Devo. Se faccio così lo do a lei, ma poi faccio così lo do a lui. Ok, sì, sì, sì. Quindi devo dare. No, perché? Ho visto un asso. Cambia il mazzo così. Un po' strano da vedere come cosa. Faccio così, così, così. E poi se devo trovare la carta rara. Posso dargli anche credo un jack, onestamente. Credo di dargli ogni volta qualcosa di incredibile. Ok, sì, perfetto. Non devo sempre dargli un asso. Se poi è sempre assi in mano è un po' esagerata come cosa. Finalizza. Wow!
di dita veloci. Si vede che un bar non sarebbe mai in grado di fare una cosa del genere io. Asso di picche. C'ha sete. Asso di picche. Madonna, quante cose stanno già sovrapponendo comunque di layer di trucchi che devi fare. Bravo ragazzo. La bottiglia di Borgogna. Borgogna. Di brr. Voi sacciate ancora un po'? Onestamente no. Sono cose che ho già fatto per la maggior parte. Ricavamela. Io farò un riposino. Svegliami quando arriviamo. Siamo quasi arrivati alla tenuta. Il tempo fuori è orribile. E se potevi sentire un tuono? Tardi quel giorno. L'ultimo tocco dovrei farlo strofinando il bicchiere sul tavolo mentre si putti su una candela. Così dico proprio l'ordine dell'intero mazzo. C'è un algoritmo in cui posso spiegargli l'intero mazzo. Baronessa! Ah no, era Baronessa! Mia fragile farfalla, dove siete? Conte di Saint Germain, finalmente siete arrivato. Mi stavo aspettando. Perché? Chi siete? Dov'è la baronessa? Troppe domande, troppo poco tempo per rispondere. Il mio nome è Simicolza Simicobra. Citarain, l'uomo dell'isola del Rhin. È una trappola! MacGregor mi ha soldato per uccidervi. MacGregor? Di già? Conte, una leggenda come voi avrà sicuramente le ultime parole memorabili. Direi di intervenire? Direi di intervenire. Sì. Calmo, ragazzo. Sembrate conoscermi piuttosto bene. Chi non conosce il conte di Saint Germain? Famoso avventuriero, esperto alchimista, millantato nobile. Età non molto, compianto cadavere. Che peccato. Proprio quando l'avevo trovata. Trovato cosa? Non posso dirvelo, è un segreto. Non siete nella posizione di tenerci dei segreti. Avete ragione. Beh, conosco un modo per creare perle dal valore inestimabile. A partire da ingredienti comuni. Sono quasi certo che nella cucina di questa tenuta vi sia tutto necessario. Mostracelo! Non è cosa ne vi conviene. Un'ultima partita a carte. Molto bene. Mentre giochiamo, il mio assistente può raccogliere gli ingredienti per il processo alchemico. Un'ottima idea. E portaci del vino. Mischi una bottiglia di aceto bianco con una presa di polvere nera, due uova e un cucchiaio di canfora. So che sia. Va, figliolo, andiamo a rovinare tutto. Guardate com'è preoccupato. È preoccupatissimo. Canfora, perfetto. Canfora. Mi è spaventata! Che cosa stanno facendo? Sono riuscita a nascondere prima che entrassero. Ma mi ricordo di te. Sei stato qui qualche settimana fa. Ah, mon Dieu. Che cosa facciamo? La barone... Cos'è? Io... Sono certa che sei un giovinotto pieno di risorse. Senti, non finirà bene a meno che non collaboriamo. Il tuo padrone sta ritardando l'inevitabile, ma non durerà a lungo. Dobbiamo aiutarlo. Non ho tutti gli ingredienti che ti ha chiesto, ma posso preparare qualcosa che emetterà una puzza terribile. Terrà quei furfanti fuori di qui. Tu va a calmare le acque. Io proverò a inventarmi un piano. Ok. Sure. Come hai messo l'accento sulla C? Non faccio domande. Non posso aumentare la posta.
cappa di fiori. Lui non gli va un pochino più di acqua. C'è un po' più di vino, non va bene. Cappa di fiori era... così, perfetto. Shish. Shish. Ok. Che vittoria. Davvero sorprendente, Conte. Avete visto Bernard? Beh, io... ovvio che no, razza di babbeo. Eravate troppo presa a sbavarvi la camicia. Conte, spero che il vostro servo stia facendo dei progressi con le mie perle. Quel che è certo è che c'è una puzza terribile. Bertrand, andate a controllare le mie perle nell'altra stanza. Mi sentirò male se entrerò là dentro. Siete proprio un patetico imbecille. Non c'è bisogno di scomodare questo giovanotto. È troppo presto per vedere qualcosa. Va bene, va bene. Continuiamo a giocare mentre il vostro servo si occupa delle mie perle. Ok. Continuiamo a puntare più soldi. Nel frattempo guadagniamo soldi da una situazione di vita o morte. Va benissimo. Devo andare di qua, giusto? Sì. Perché devo toccare il mazzo. L'odore della mia ricettina mi sta facendo venire la nausea. Hanno già finito la bottiglia? Proprio così. Questo spiega i toni con cui stanno parlando. La baronessa ne sarebbe inorridita. Ok, devo dare allora a lui per terzo la carta buona. Perfetto, finalizza. Non è incredibile come mano, ma c'ha più che bene. Lei non se ne è resa conto? Anche se se ne rende conto non è che direbbe niente, però... chi lo sa? Q di picche. Anche a lui niente goccine in più perché si deve concentrare, non può... non può essere ubriaco. Q di picche, giusto? Q... picche. Ok. Ok, ok, ok. È molto più divertente che giocare con quegli scimuniti dei miei compari. Un'altra manche. Ok. Jack di picche. Troppo. Jack in fondo. Ok. Picche si fa così. Perfetto. Manche finta. Un'altra vittoria per voi, Conte. Devo dirlo, questa partita sta cominciando ad annoiarmi. Se solo uno dei miei compari fosse uno sfidante serio. Datevi una svegliata, Bertrand! Oh, ancora giochiamo? Non abbiamo ancora molto spazio per insospettirli. Minchia. Non so cosa stai facendo, ma non sono nata ieri. Quello che hai in mano è un secondo mazzo. È un truffatore, vero? Per lui, per lui, per lui, per lui, per lui, per lui. What? Perché no? Ho sbagliato. Panico. Devo darglielo per ultimo. Non gliel'ho dato già per ultimo? Ok. Ho fatto il contrario. Per qualche motivo l'ho fatto il contrario. Sono confuso. Si trane tratta il suo povero compare peggio di un cane. Prima o poi ci sarà un ammutinamento. Ma forse potremmo accelerare il processo. Ok. Cappa di fiori.
Ragazzo, non hai dimenticato qualcuno? Vieni a versarmi un goccio. Sono già dimenticato qual era la carta, onestamente. Dovrei cercare di mettere K di fiori, ok, K di fiori. Dovrei cercare di mettere zizzania qua in mezzo. Oh. Così lo facciamo barare a lui. K di fiori. Speriamo non ci sia un altro round. Adesso basta! Il vostro assistente stava guardando le carte di Bertrand mentre versava il vino. Morirete qui e ora, maledetto imbroglione! Avete preso una cifra considerevole, ve lo concedo. Avete perso. Ma perché pensate che sia stato io a imbrogliarvi? Forse dovreste preoccuparvi di quel che sta succedendo sotto il vostro stesso naso. Per esempio, nelle tasche di Bertrand. Eh? Bertrand, venite qui. Mazzo impilato. Purtroppo pare che il vostro complice covi del risentimento. Ok. Ci è mancato poco. Sono sbalordito. Hai capito subito il mio piano. Sei un allievo straordinario, figliolo. Era il piano della cameriera in realtà, però... la cameriera. C'è una cameriera nell'altra stanza? Sono certo che se la caderà, se ne sono andati tutti. Andiamocene con discrezione. Sarà bene non attirare troppa attenzione. Madonna, qua stavo per fare un... casino gigante io comunque. Quando stavo impilando il mazzo. Il bambino, capitolo 2. Ah, siamo al capitolo 2. Tutti gli uomini sono liberi per natura, pertanto avete l'indiscussa libertà di partire quando vi aggrada, ma dovrete affrontare molte grandi difficoltà nel superare le frontiere. Voltaire. Devo fare un casino gigantesco. Mi devo ricordare che posso mettere in pausa comunque. Aiuta molto quello. Un'ora dopo, il campo. Non mi aspettavo che McGregor ci raggiungesse tanto rapidamente. Era lei quella con la voce assurda, no? No, non era lei. In ogni caso non la faccio a voce assurda. Spero che il conte e il ragazzo siano al sicuro. Lo sanno di certo. Secondo me era un'altra. C'era un'altra contessa. Quella da Voltaire, l'altra contessa. Conte, carissimo, che sollievo. Baronessa, siete qui, mia farfalla. What? Ero così preoccupata per voi, mio piccolo... Melchiorre, il mio domestico, mi ha detto che vi hanno teso un agguato nella mia tenuta. Stiamo bene adesso, ma ci è mancato poco. Ti prego, ragazzo, prenditi cura di questo vecchio sciocco per me. Lo fai? È impudente. È anche imponente, ora di impudente. Devi avere subito un grande spavento, ragazzo. Logico. Il conte è un uomo pericoloso. Dovrai essere estremamente prudente. Con lui entrerai in un mondo di ricchezze e potere. Ma più in alto salirai, maggiori saranno i pericoli che incontrerai. Forse non crederai a questa ridicola baronessa, ma... credi almeno al tuo amico Ireneo? What the fuck? Non sono l'unica persona che ti giocherà brutti scherzi in futuro, devi essere preparato. Faccio parte di un gruppo di persone piccole ma potente che protegge, che parteggia per il conte. Ti hanno quasi ucciso al maniero. I nostri nemici sono più veloci del previsto. Ma non ci faremo cogliere di sorpresa un'altra volta. Il conte è un buon baro, ma non è onnisciente. Devi imparare dei trucchi tutti tuoi. Prendi. Era sempre lui? Credo.
Cosa cazzo mi ha dato? Salve ragazzo. Oh, buone notizie. Il mago ha chiesto in giro dove si trova Theodore. Si nasconde in Corsica. Corsica? Neppure a me affascina l'idea di visitare quell'isola sperduta. Così vicino alla Sardegna. Là è pieno di pecore. Ma se vogliamo scoprire la verità sulle 12 bottiglie di latte, dovrà essere la nostra prossima destinazione. Ma prima di andare, ci sono un paio di cosette. Innanzitutto, dobbiamo condividere le nostre vincite con il mago. Darò quello che posso. Fallo anche tu. Oh, e un'altra cosa. Il mago ha detto che aveva qualche sfida per te. Dovresti andare a parlare con lui. Ho trovato il mio nuovo trucco. L'invisibilità. Nessuno può vedermi e trovarmi. Quindi non mi posso neanche uccidere in questo modo. Sono invisibile a tutti. Riesco a stare talmente fermo e mi muovo talmente lentamente che nessuno è in grado di percepire i movimenti e sono praticamente invisibile. Quindi posso sfruttare questo momento per dire: ah, un ragazzo abbonato con proprio 7 mesi. Buonasera, Gaver. Oggi passo solo per un saluto e l'abbonamento. Me lo comprerò live su YouTube. Grazie mille, thank you. Sono Flavio, grazie all'abbonamento per 11 mesi. Hello. Salve anche a te, sono Flavio. E Lalla Mattioli, grazie all'abbonamento con proprio 24 mesi alla firma di ghiaccio. Yeah! Thank you. Thank you. Quante piume di ghiaccio sono ormai, comunque? Non sono abituato ancora adesso. Un po' fuori tema per riportare in live The Stanley Parable Ultra Deluxe. C'è in italiano? Perché c'è in italiano? Sì, se no, no. Baronessa, la serata è incantevole. Andiamo a fare una passeggiata? Nico Picca, grazie abbonamento con per 9 mesi. M'adoro. Ciao, Gavia. Per te Silkson uscirà entro quest'anno perché la conferenza è detta entro 12 mesi? Beh, entro 12 mesi vuol dire entro il prossimo giugno. I sottotitoli sono in italiano. E allora lo portiamo. Abbastanza sicuro che lo portiamo perché non ho ancora visto niente del Deluxe. Ho giocato ovviamente The Stanley Parable all'epoca nel 2013-14. Da quello che so doveva essere tipo un'espansione di un'ora. Credo che il gioco sia duplicato di grandezza. Non lo so, ma voglio vedere. Come ha dato il raccolto stavolta? Il conte ha detto che avrebbe lasciato 150 pecunie. Tu quanto puoi mettere da parte? Io ho farmato gli albinauri alla dinastia Mogwin, quindi ho un sacco di monete da dare. Chissà se più monete doni, più puoi raggiungere tecnicamente un finale in fretta. Tipo, il gioco si conclude quando hai donato 10.000 monete, e quindi se sei taccagno non doni mai niente, il gioco ci mette più tempo a finire. Non lo so, sarebbe carino però, in parte. Il dub, no, ma sì, va, il dub va benissimo in inglese perché è bravissimo, molto doppiatore. Lo apprezziamo molto. Potrà sembrare strano, ma con questi soldi cambieremo il mondo. Te lo prometto. Come? Stiamo contattando altri campi. Altri campi di maghi, ok. I nostri soldi adesso vengono tutti utilizzati nella Francia del Sud. Resta molto per noi, ma ci accontentiamo. Hai contribuito con 1320 alla nostra causa. Già che ci sei, ti va di fare un gioco? Yes. È un gioco molto semplice per migliorare la tua destrezza. Devi lanciare le carte nel mio cappello. Che gioco è The Stanley Parable Ultra Deluxe? Uno strano. Puoi soltanto vederlo. Come funziona? Ah, devo far così? Ah, posso fare così e basta? Ah, allora è facile. Non è facilissimo. Continui a stupirmi. Vuoi continuare? No. D'accordo. Se cambi idea vieni a trovarmi. La carta nel cappello. Versace! O Versace, ragazzi, al momento con Prime per 5 mesi. Versace il vino. È ora di parlare un po'. Volevo dire, giocare in maniera corretta, ma essendo troppo fortunati. Come gioco sempre io, chiaramente. No, ok, qua ho già fatto tutto allora. Pensavo ci fosse altro. È strano da controllare colori perché lo regoli in base a quanto inclini la levetta del controller
E poi devi lanciare con il tempismo comunque giusto. Quindi è un po' strano da controllare quello. Sono tornati. Finiamo qui per adesso? O vuoi proseguire con il mago? L'allenamento no. Termina. Bene. Ok. Bagni. Nave. Poi andremo in Corsica. Dubito che andremo in Sardegna perché è fuori dalla mappa. Qua possiamo comunque fare il gioco delle tre carte per ottenere soldi. In futuro andremo, penso, a Parigi. Il gioco si concluderà lì. Ah, sto morendo. No, non è... All'epoca non era Parigi la capitale, vero? Oppure sì, sono scemo io. No, forse la capitale è Parigi, ma la villa dell'Herrera è un posto differente. Era Versailles, giusto? Però Versailles non era la capitale. Non mi ricordo. Era troppo uno studio storia francese. Esatto, ok, ok. Ok. Parigi capitale, Versailles era... dove c'erano tutti i nobili. Ok, ok. Allora mi ricordo, mi ricordo. Mi fa vedere il dubbio perché comunque sono cose che non studio da parecchio tempo. Corsica. Un luogo patetico. Senza alcun splendore. Soltanto montagne, colline e capre. Tuttavia, è là che dobbiamo dirigerci se vogliamo trovare Theodore. Per raggiungere Ajaccio ci serve un tipo di nave speciale. Una nave del tipo discreto, se capisci che intendo. Oggi ti insegnerò a trasformare le carte di un mazzo in una nave volante che ci porterà direttamente fino alla Corsica. Conoscendo il capitano giusto che potrà portarci laggiù, ed è pure un giocatore d'azzardo. A Pau devi aver incontrato diversi marinai. Com'erano? Pericoloso. Ovviamente. Non dobbiamo prenderci gioco di loro. Ci serve un modo semplice per sbirciare le carte. Inizierai con una nuova tecnica chiamata sguardo riflesso. Basterà usare una superficie riflettente per sbirciare da sotto le carte del nostro avversario mentre le distribuisci. Poi mi comunicherai quello che hai scoperto che nel nostro vecchio segnale pizzica e lascia. Non serve soffermarsi su una tecnica che già conosci. È una strategia semplice. Vediamo se riesci a portarla a termine senza il mio intervento. Forza. Ok. Ah. Quattro di picche. Wow. Guarda come riflette bene. Che cazzo è sta cosa comunque? Mi sembra una saponetta di metallo. Cos'è? È un... È una cosa per tipo... un mozzicone di sigaretta? Ecco, posso cinese, ecco, si chiama in italiano. Quattro di picche per lui. E a me... va... il 9 di picche. Mmm. 5 di picche. Tutte picche. 10 di fiori. 7 di cuori. 8. Credo io dovrei soltanto guardare su quelli di... il terzo giocatore magico. 9 di cuori. Giusto? 2 di fiori. Ha detto ci sia il tabacco. Ah, è un porta tabacco. Q di fiori. Allora, come funzionava? Fiori. Ah, solo quello? Ah, già giusto. E per fare la donna... questo. Q di fiori. Ben fatto. Ok. Quindi ho soltanto guardare i suoi, fare in fretta distribuendole... vedere il riflesso della carta specifica e poi tirargliela con quello lì. Ok, questo non è troppo difficile. Voi esercitate ancora o preferisci riposare fino all'arrivo in porto? No, credo potresti fare. Come vuoi. Farei meglio a tenerti pronto. Nervosismo e mal di mare non vanno d'accordo. Avevo un rospo in gola. Cosa? Quanto? Siete fuori di testa? 450... No, è un pirata.
come la voce. Yar! 450 dobloni! Per andare in Corsica? Come mercanzia di dubbia provenienza? Questo è il prezzo da pagare per essere trasportato da me, monsieur! Arr! Io e il mio amico demo il giusto valore alla discrezione. Dovreste farlo anche voi, capitano. O preferite che vi chiami con il vostro nome? Chissà che direbbe la brava gente di Marsiglia se sapesse che un pirata passeggia al porto vestito da mercante. Siete gentiluomini ragionevoli! Comportiamoci da uomini ragionevoli! Arr! Giochiamo al vostro viaggio in Corsica, carte? Se stasera sarete molto fortunati, potreste perfino viaggiare gratis! Arr! Vi prego di non accomodarvi al tavolo del capitano! Di accomodarvi, cazzo dico. Per avere il viaggio gratis devi dirgli che cos'è il One Piece. Oggi ho visto un meme che era semplicemente una foto dell'oceano con scritto sopra: 1000 episodi sono troppo, vado a cercarmi One Piece da solo. Mi ha fatto un sacco ridere. Perché la solita logica della gente che non se lo vuole leggere perché è troppo lungo, quindi dice: ci metto meno tempo a trovarlo io da solo One Piece. E non ti dico che mi guardo la serie. Mi piace come immagine e come idea, carina. Si può puntare 30 per iniziare, dai, let's go. Capitano, Q di quadri. Q di cuori, ma che cazzo di mano ha? Ok, questo non è nulla. Fatto veloce perché non mi sembra nulla. Q di cuori o Q di quadri è uguale, onestamente. Jack non mi interessa. Ok. Q di cuori. Ok. Minchia se sono sospettito però, porca vacca. Che... È così che assalivate le navi inglese ai Caraibi? Offrendo degli assi? All'epoca vi avrete tagliato la lingua per queste parole. Yar! Non mi tentate. Lui proprio non si capisce che è un... per nulla si capisce che è un... un pirata. Da come parla non lo diresti mai come cosa. Minchia, come cazzo facciamo ora? Dobbiamo vincere una singola mano, ma non c'è modo. Come cazzo faccio a... ad abbassare il sospetto ora? Ho fatto troppo? Ho cercato di ottenere troppo all'inizio? Vai via? Ah, posso andare via? Possiamo anche fare vincere? Facciamo vincere lui, vediamo cosa succede. Puntiamo il meno possibile e lo facciamo vincere. Spero si resetti. Oh, si muove perché siamo in barca. Let's go. Dalla me. Di sicuro qualcuno sarebbe in grado di guardare e capire cos'è in con questa velocità qua, ma personalmente no. Non ho idea. Non so cosa fosse. Cappa di fiori. Posso dirgli cappa di fiori? Stasera la fortuna non è dalla vostra parte, capitano. È una questione di temporanea. È una... Yar! Volete dare le carte? Ho una partita da vincere. Dovevo farlo vincere. Però ho visto la carta. A quel punto potevo vincere io.
Abbandonate già la partita? Temo di sì, capitano. Ah, bene. Siete pronti a pagare il prezzo del viaggio in Corsica? Nah. Bene, parto per Ajaccio ogni mercoledì. Sapete dove trovarmi. Yar. Sono stato avido, sì. Sono stato avido. Però i soldi ho ottenuti, quindi adesso che cazzo ne frega. Posso tornare qua e dire... Ehi, quello, salve! Dobbiamo migliorare il nostro gioco, altrimenti temo che finiremo a lottare con gli squali. No, ho semplicemente puntato troppo all'inizio. Semplicemente per quello ci avevamo messo un sacco ed eravamo nella merda. Siete pronti a pagare il prezzo del vostro viaggio? Fortuna al tavolo, man. Paghiamo poco, allora. Però 10 è pochissimo. Facciamo 10. Non è nulla. K di quadri. A meno che non abbia un asso, posso dire K di quadri. Oh, aspetta. Scusami. Questo di sicuro non lo fai sospettire. Mi era sembrato un attimo un asso, quindi ho dovuto controllare per bene. Ok. Ecco, asso di quadri. Ok, stronzo, madonna che mano incredibile c'ha. Quadri. Asso è su, giusto? Sì. Ok. Quanti soldi? Il big money. Yee! Sì, ok. Non devo guadagnare soldi in questa cosa qua. Devo semplicemente ottenere informazioni e vincere abbastanza manche. Quindi non ho motivo di puntare di più, penso. Ora si vince. Asso di picche. Easy, perfetto. Oh. Comodo. Comodissimo. Comodissimo. Comunque sale sul sospetto. Sto distribuendo come tutti gli altri, ma si insospettisce comunque. Cazzo, che devo dire? Che levi il coso da lì? No, è asso di picche. Non mi fate confusione, è asso di picche. Sì, è asso di picche. Ok, siamo... È meno sospettito della nostra letteralmente prima manche, quindi siamo in buone condizioni. Ok. Si spera che stasera una delle ultime partite. Dovrebbe esserlo, naturalmente. Potevo chiederlo di più stavolta, però questa volta potevo farlo. Inutile, 6 di quadri. Oh, stinky. Uè, guaglio, cos'è questo? Cos'è questo? Jack di cuori. Uff. Uff. Asso di picche, stronzo di merda. Guarda che culo che c'hai. Cazzo di mani incredibile ogni volta. Asso di picche. Non devo neanche più guardare ora. Io non riesco a capire che cazzo sono così velocemente. Non è facile. Picche. E spara picche. Ok. Siete due diavoli, mi arrendo. In cambio della vostra descrizione. Discrezione. Yar. La vostra descrizione del vostro oggetto. Voglio sapere più di allora. Grazie, capitano. Le nostre labbra saranno sigillate. Adesso... andiamo a scegliere le nostre cabine. Va bene. Devo solo non essere avaro. Sarà difficile far cadere Theodore nella rete. È un finto conte ma un vero bandito. E corso. Per di più. Dimmi, come ti immagini un bandito? Sciatto e trasandato, astuto e pericoloso. Esattamente. Si aspetterà che bariamo. Abbiamo bisogno di un approccio semplice, sciocco ma efficace. È venuto il momento che ti mostri la tecnica della carta piegata.
Piegherò soltanto alcune carte, così potrò effettuare il taglio. Dai a me le carte migliori e l'avversario quelle peggiori. Al tuo turno dovrai segnare le carte con discrezione, piegandole contro il tavolo. A seconda della direzione in cui le pieghi, le segnerai come carte alte o basse. Ok. Vuoi sapere perché? Quanto sei impaziente. Ti aiuterò a creare una pila che darà a me un vantaggio e manderà in rovina l'avversario. Perché non provi a segnare una carta alta per farmela usare dopo? Adesso devi segnare il valore della carta. Voglio che pieghi la carta alte all'indietro, come se gonfiassero il petto con orgoglio. Che devo fare? Ah, così. E poi ci gratto il tavolo e cerco di levare tutte le rimasuglie che sono su esso, ok. Capito. Le c'est parfait! Adesso scegli una carta bassa per lo sfortunato avversario. Gli do il 2 di picche, che in realtà è fiori. Ma tutti confondono picche con fiori. Piega le carte basse in avanti. Come se ci avessero il culo. Povero diavolo. Ottimo lavoro. Questo è il primo passaggio. Sei pronto ad andare avanti o a ripeterlo? Credo aver capito. È qui che torna utile l'utilizzo delle carte piegate. Vedi, le carte piegate saranno dei segnali nella prossima fase. Quando gonfi il petto una carta alta, crea un intervallo su di essa nel mazzo. In questo modo sarà più semplice identificarla quando taglio. La parte più difficile è rubarla. Qui è fondamentale il tempismo. Ben fatto. Diventi ogni giorno più bravo. Sarà sempre a cerchio. Alcune volte può essere anche differente. E non dimenticare la carta bassa che abbiamo preparato. Dal momento che siamo giocatori nobili e onesti, faremo tagliare il mazzo all'avversario. Piace come verso. Oh, uomo di poca fede, rilassati. Credi che una semplice carta piegata non abbia alcuna influenza nel taglio dell'avversario? Beh, lascia che ti mostri un taglio neutro. Osserva attentamente, ragazzo. Creando una gobba sulla carta bassa, si forma un intervallo sopra di essa. Quindi hai più chance che lui vada a scegliere quella. Osserva come le mie dita non possono fare a meno di seguire quel taglio. Sì. Quando c'è una discrepanza, automaticamente è più facile che si stacchi, quindi hai più probabilità che scegli quello. Non è una scienza al 100%, però visto che fai più match, tecnicamente, a lungo termine vinci. Certo che il mazzo piano piano si rovina sempre di più. Non lo so, non vedo un'altra strategia, onestamente. Per concludere, mai sottovalutare l'influenzabilità di un avversario ingenuo. Mi hai però detto che è furbo, che non possiamo fregarlo. Conte, mi sa che sei un po' confuso. Anfita, ringrazio il buon tempo per 33 mesi. Hello, salve. Minchia, 33 mesi. Filippo, ti avevo ringraziato a te. No, Filippo, grazie all'abbonamento con Pai per 17 mesi. Scioglio Gravier, salve. Flexo My Cat, neanche a te. Grazie a te, anche a te, dell'abbonamento con Pai per 3 mesi e prima di bronzo. Sera a tutti, salve. Flexo My Cat. A questo punto, sposta la pila piccola mentre mischi. Come sempre, fai in modo che la carta alta finisca a me e quella bassa al mio avversario. Tuttavia, conosci già il miscuglio della carta singola. Dunque, ricominciamo da capo e potrai mostrarmi in sequenza quanto hai imparato. Carta alta. Dobbiamo farla impettire, quindi così, ok? Andare indietro qua. Carta di merda. Devo fare così, devo fargli avere il culo. Dopodiché mischio il mazzo. Let's go. L'ho cliccato, lo giuro.
Hai fatto un errore. Perché non fa un altro tentativo? Carta alta. Devo raschiare il tavolo. Devo fare così. Ok. Carta bassa. Devo fare così. Ok. Ora. What the fuck? Ok. L'avevo fatto troppo tardi, probabilmente. Leggermente troppo tardi. Ora devo mischiare. Quindi faccio così. Non è giusto. Devo aggiungere una carta? Sì, ok. Ok. Poi devo continuare. Stavo mischiando. Ben fatto! Ok. La carta piegata, ci siamo. Siamo a 12 di 28. Siamo a poco meno di metà gioco. Sì. Vuoi esercitarti ancora o preferisci riposare fino allo sbarco? Ho capito. Devo tanto avere culo con il tempismo, perché purtroppo ci abbiamo i tasti anche incasinati, perché ho controller PlayStation e c'è tasti di Xbox e non si può fare nulla. Già che siamo, eliminiamo questo Theodore. Ok. A carte o con la pistola? Non credo che serva questo trucco di carte con la... per ucciderlo con la pistola. Non so... non so le loro, ma le mie carte non si deformano così facilmente. No, neanche le mie. Che bella, cosa ci fate qui? Siamo qui per incontrare Theodore. Il re? Seguitemi. Diari Conte, oggi re. Theodore sta facendo una scalata sociale. Non per lui. Non molto. Non ci dico le carte. È per questo che mi hai imparato il trick dal mago. Lanciamo la carta e tagliamo la gola. Geniale, geniale. Ha così senso. Perché siete qui? Vi devo dei soldi? Siete ladri o imbroglioni? Nessuno dei due, vostra maestà? Siamo amici di Henry D'Aramitz. Gli amici di me, gli amici di Henry sono miei amici. Come sta? Sempre decrepito? Sta aveva 10.000 bacche da utilizzare subito. Inguaribilmente. Vi ha raccontato il segreto, vero? È per questo che siete qui. Vostra maestà è molto perspicace. Sì, conosciamo le 12 bottiglie di latte. Ma non tutta la storia, temo. Volete che vi racconti cosa ho visto quella notte, vero? È meno per sogno. Papà, dammi l'ordine e colpisco. È vostra maestà. Certo, papà. Vogliamo invece giocarci il segreto a carte? Che proposta elettrizzante. Scappa. Decide che è il momento giusto per lasciare il conte. È in Corsica a caso. Ho imparato dai miei errori. No. Cazzo. Vai di 10. Carta alta, giusto? Carta bassa. Ok. Ora andiamo bene. Grazie. L'ho fatto così vicino che si abbassa pure il sospetto. Oh, merda. Questo è facile allora. Più facile però. Meglio che altri. Ora mischio. Abbasso. Abbasso. Stacco. Ok. Volevo essere sicuro qua. Visto che ho avuto fortuna con quello di prima, ha preso pure il perfetto, volevo prenderla con tranquillità adesso. Manche vinta. Hurra! Le mie labbra restano cucite. Un'altra manche conte. Sì. Tecnicamente la Corsica non è ancora francese, diventa nel 68. Ah sì? Why? Come la ottengono? Cosa hanno fatto per ottenerla? Hanno chiesto per piacere?
Di chi è la Corsica allora adesso? No, l'ho fatto perfetto. Ah, devo aspettare un po' di più. Devo farlo più vicino. La compra. Ah, la compra, no? Con i soldi di Papa Luigi XV? Italiana. Italia non c'era all'epoca. Italia è stata unificata dopo. Sarà di Savoia? Ah, di Genova. Ok. Genova ci sta, sì, ha senso. Vi sto evidentemente battendo. Risparmiatevi qualche moneta e raccontatemi subito la vostra storia. Non ho ancora perso. Giochiamo un'altra manche. Perché no? Perché no? Come on, dai! Era di Psicognomo, sì, sì. Psicognomo che l'ha comprata. No, a caso Psicognomo sa parlare francese. E ogni volta che mi sente pronunciare una parola in francese la prevedisce, non a caso. Ups, ho dato 60 monete. Ho fatto casino con i tasti, purtroppo. Non sono quelli PlayStation. Chissà cosa ho dato a lui. Comunque non penso che vinceremo, però sarebbe carino se mi facesse vincere. Puttana, aveva più soldi di quanto avessimo iniziato. Credevo che fosse all'altezza della sfida. Che delusione. Non è sceso sospetto? È sceso o no? Non mi sembra. Se è sceso è sceso di un cazzo. Mario Trigazza ha abbonato per 8 mesi. Appena visto il video del nuovo editor, non male, GG. Contento. È sceso di poco. Che cazzo serve allora a perdere? È inutile. Non c'è motivo di perdere. Ah. Let's go. Non andrà mai male come cosa. Non andrà mai male. Quando potrebbe andare male? Non ho mai sbagliato. Stavo per dargli l'asso. Adesso ricordiamoci i tasti. Grazie. C'è un asso, ma va bene anche così, si vince comunque. Ok. Come cazzo devo fare? Fai in fretta, sto mischiando e basta, sto mischiando e basta! Minchia, non mi era mai successo neanche quella opzione lì. Mai capitata in quel modo. Era pure la prima volta in assoluto che mi è capitato che lui fosse prima del conte. Prima volta in assoluto, non mi è mai successo. Che culo, no? Ho avuto sfiga. Ho avuto un sacco sfiga in realtà adesso. Ho semplicemente giocata bene io. Avete vinto. Sono fuori dal gioco. Siamo pronti ad ascoltarvi. Non devo dirvi nulla. Avete dato la vostra parola. E allora? Non ho onore, non lo sapevate? Che razza di re siete? Re di capre, asini e ginepri. Chissà quale tra questi gode della vostra carezze e regali la notte. Mi state insultando. Morirete per queste vostre parole. Uccidili, papà! Vostra maestà! Ah, aspettate, sono disarmato. C'è una spada dietro di voi. Prendetela. Non combatto con le spade. Ah, fuck. Ragazzo, perché vuoi morire per questo miserabile? Ad ogni modo, l'hai voluto tu. Engard.
Hai coda di Skyward Sword. Ok. Tecnica Skyward Sword. E vinci. Hai fatto. Hai distrutto, non può più fare nulla. Fermatevi. Non vedete quello sciocco ragazzo ha imparato la lezione? Un vero nobile metterebbe giù la spada e lascerebbe andare un ragazzo impulsivo con un monito. Ah, la stoltezza dei giovani. Per vostra fortuna mi sento magnanimo. Ora andatevene! Non mi hanno insegnato a... Come cazzo si chiama lo sport? Non mi vengono le parole! Scherma! Non mi hanno insegnato a fare scherma, ecco qua. Se sono arrivato prima della chat, sono contento almeno. Let's go! Nice! Nice! Mago, insegnami a... la scherma. Questa scena è meglio del 95% delle animazioni di Pokémon fatte da Game Freak. Purtroppo sì. Purtroppo è true. Buongiorno, c'è una... No, denaro. 120. Siete liberi di dare quello che volete. E diamo... 240. Grazie. Conosco una fan. Ok. E l'altro che mi segna la scherma? Al bastone, quindi forse sì. Da quando ho il cappello? Se no mi insegna ancora? Devo fare altro? Ok. Va bene. E allora andiamo. Ah, ok, ha scomparso i bagni, dicevo. Dovevo andare ai bagni, sono scomparsi quando ci volevo andare. Ok. Ma che bel cappello che hai, lo so, grazie. L'ha comprato la mamma. Stiamo andando a... I bagni attirano ricconi di ogni sorta. È un eccellente campo di battaglia. Ma fai molta attenzione. Più alte sono le ricompense, peggiori saranno le conseguenze dell'essere scoperti. Al tavolo dei ricchi le regole sono leggermente diverse. Vogliono tagliare il mazzo personalmente per dissuadere i pari. Quindi, cosa faremo noi? Quello che abbiamo appena imparato? È semplicissimo. Chiederemo al nostro innocente avversario di essere così gentile da barare per noi. Prima userei una tecnica che chiamo fino in cima per impilare degli assi. Ok. Quindi ricorrerai a un finto miscuglio all'americana per mantenere quella pila. E per concludere, faremo suggellare all'avversario il suo destino avverso con un taglio innocente. Se fossi seduto più vicino, ti darei un colpetto sulle nocche. Ah, così. Ok, dicevo, un pugno in faccia, no? Stai correndo troppo. Prepariamo prima la pila. Per eseguire fino in cima... Ah sì, la tecnica è fino in cima. Devi far scorrere il mazzo e sistemarlo a mio favore. Pensa a chi andranno le carte quando inizierà a distribuirle. In questo caso siamo in tre, quindi riceverò sempre la terza carta. Una coppia di assi dovrebbe essere sufficiente a farmi vincere. Predisponimela. Fai scorrere il mazzo rilasciando le carte una alla volta con il pollice. Quando trovi un asso, prendilo. Ok. Bene. Al momento l'asso viene distribuito al primo giocatore che sei tu. Ma noi vogliamo che sia io ad averlo. Prendi altre due carte per spostare l'asso in modo che venga dato a me. Ok, quindi... Ok. Se li impieghi così l'asso non sarà al posto giusto. C'è modo per rimediare, ma meglio imparare un approccio diretto per questa tecnica. Ricominciamo. Le tecniche stanno diventando più difficili, ma se presti attenzione ci faremo i soldi. Ok, quindi devo semplicemente cliccare tre volte. Te. L'azione è distribuita al primo giocatore. Ok. Prendi altre due carte. Ok, non avevo capito perché dietro c'era un re. Ho detto, oh, non voglio dare il re all'avversario. Devo dare il re all'avversario. Ottimo.
Adesso che l'asse è nella giusta posizione tra le carte che hai in mano, spostiamole in cima al mazzo. Perfetto. In questo modo hai predisposto una carta per ciascuno di noi, e la mia sarà un asso. Tuttavia, un asso da solo non mi assicurerà la vittoria. Ripeti quello che ti ho insegnato in modo che tutti avremo due carte e le mie saranno una coppia di assi. Quindi devo fare così. Mio Dio, quanto è lento. Ma come faccio? Perché è andato più veloce lì? Ottimo. Il finto miscuglio all'americana è... Ecco, un finto miscuglio all'americana. Comincia tagliando il mazzo in due pile. Come per molte tecniche di falso miscuglio, inizia onestamente, assicurandoti che entrambe le metà vengano in tre... Ah! Perché metti insieme soltanto le parti in fondo, mentre quello in cima no. Ma osserva attentamente. Hai notato la pila alla metà superiore del mazzo? Tieni d'occhio quella pila durante il miscuglio, non devi mescolarla. Noi siamo qui per giocare pulito. Il segreto per tenere al sicuro la pila è rilasciare carte della metà superiore del mazzo più lentamente che dal fondo. Così qua... Sì, capito. Ok, ok, ok. I understand. Questo potrei farlo. Così, quando le carte in fondo terminano, la pila è ancora indisturbata nella metà superiore. Basta far cadere la pila in cima al mazzo ed è fatta. Prova. Rimetti insieme le carte, guarda la tua pila e al sicuro. Ecco, credo che adesso tu abbia capito. Ma è un po' macchinoso. Vuoi ripeterlo? Onestamente sì. Perché mi sono dimenticato gli input della prima parte. Quindi vorrei velocemente riproporli. Ok. Ah, mi fa fare i miscugli e basta? Ah, ok. Volevo fare la prima parte, onestamente. Rimetti insieme le carte e guarda la tua pila. È al sicuro. Ok. È lentissimo come trucco. È molto lento come trucco. Molto bene. Adesso diamo un'occhiata al taglio innocente. Questa tecnica, semplice ma ignobile, ci consente di controllare esattamente dove viene effettuato il taglio. Non è molto diverso dal taglio successivo e miscuglio inefficace. Tuttavia, stavolta è l'avversario a tagliare. Io mi godrò il mio bicchiere di vino. Proviamo. Cioè? Inizia facendo cadere alcune carte. Adesso fai uno stacco. Ottimo, adesso mescola il resto delle carte in cima. Assicurati di piegare le carte o stacco entrando quando alla fine raccogli il mazzo. Eh? In questo modo creerai un piccolo intervallo nel mazzo. Ah, ok, lo fa in automatico. Quindi offri il nostro obiettivo. E visto che tutti quelli che vedono la minima piega leggera, minuscola all'interno di un mazzo, devono per forza tagliare in quel punto, quindi automaticamente avremo controllato la sua mente e lui taglierà nel punto che vogliamo noi. Certo. Che sciocco, l'ha proprio fatto. Adesso ripristina la pila e mettendo insieme il mazzo. Perfetto. Ben fatto. Ora è il momento di provare tutte le strategie senza il mio intervento. Non posso andare più veloce, non capisco. Ah sì, perché verso sinistra, facevo verso il giù io. Non trovo gli assi. Ecco. Che cazzo è successo? Ok. C'era lì l'asso. Abbiamo modificato le carte? Non riesco a controllare sta cosa. What the fuck? Ah, perché era la fine del mazzo? Perché alla fine del mazzo? Dove cazzo sono gli assi? Ok. Come cazzo faccio a fare questo veloce? Ok. Sono lunghe anche questo.
Questo mi sa che dovrei ripeterlo, vero? Ci ho messo roba come 20 minuti a scegliere le carte. Ottimo lavoro. Forse posso farlo anche senza Yassi, ovviamente, però... vediamo. Affanculo. Cosa cazzo è successo? Non capisco quando in automatico mi incasina il tutto. Ok. Non capisco che lo faccia. Ah, perché poi devi metterlo in cima. Ah, ecco perché mi incasinava. Ah, lui è il primo. Ecco, vedi che c'è la fregatura. Quindi devo dare... Come cazzo fargli? Come faccio a dargli la terza carta senza vederla? Non posso andare indietro. È sempre stesso ordine, eh? Cioè, non funziona se sono... Se lui è il primo. Come cazzo faccio a dargliela per primo? Ah, compare là sotto! Allora, ho capito. Ah, troppo vicino, ok. Faccio così. Poi faccio così. Bam, bam, bam. Non avevano detto che c'era cosa là sotto. Ok. Qua ci siamo. Vietare i meccanici inizia velocemente con un mazzetto e poi a circa metà del primo poi va a iniziare a lasciare il secondo. Sì, ci ho provato adesso. Ok, andiamo avanti. Quindi devo, però per forza, se lui non è il terzo, l'ultimo anzi, devo per forza fare, mescolare tutto il mazzo prima. È passato troppo tempo per me ed evidentemente una vita intensa per te. Non ho letto la prima frase. Non c'è nulla da ridere. Un cocktail di povertà e paura. Ho perso la prima fase. I bagni. Chiaramente i bagni. Giocano a carte nei bagni? Sure. Sì. Inumidiscono tutte le carte? Signore, possiamo unirci a questo tavolo? Charles Lagan. Lagan. Lagagna. Non lo conosco. Sì, certamente. Non credo che ci abbiano già presentati. Charles Lagagna, conte di Saint Germain, nobile e indolente in viaggio, e mio figlio, Eugene. Eugene? Perdonatelo, non è un tipo molto loquace. Giochiamo! Scappa, 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 scappa. Vai a fare un bagno, vai a fare un bagno. Nessuno potrà pensare che stai barando mentre stai facendo un bagno. Puttana Eva, quanti soldi hai? Ma tanto se arrabbia se... Che facciassi punto così alta la prima manche. È incazzatissimo. No, col cazzo. Qua appunto sempre il minimo indispensabile, credo. Devo darglielo per secondo. Ok. Quindi faccio così, così, così. Ok. L'ho... Mi sono spedito un sacco e non so bene il perché. Non so cosa ho fatto di sbagliato. Cioè doveva... Durante il tutorial mi dovevano far vedere come distribuirlo per bene, in modo sensato. L'effetto polente è disincronizzato. Lo so, ma non riesco a farle scendere a una velocità media. O è tutto in un colpo o è uno singolo. Non riesco a fare la velocità media. Che imbroglio è questo?
Vi ho trovati furfanti. Catturateli! No, non farete nulla di simile. Davvero? E voi chi siete? Maestro Lagagna, le mie scuse. Non avevo intenzione di interrompere la vostra partita. Maestro? Sì. Sono il procuratore del re presso il Parlamento di Tolosa. Colonnello, smettetela con quelle sciocche smorfie unitevi a noi. Ma queste persone sono bari assassini. Potete sempre restare più tardi. Abbiamo una partita da portare a termine. Sapete cosa mi è venuto in mente? È un po' come in tutti i meme, non l'ho mai giocato, però tutti i meme che ho visto su The Witcher 3, dove Geralt può convincere tutti a fare una partita al gioco di carte di quel gioco lì, e ognuno è disposto a farla senza nessun problema, anche se nei casini. Stessa cosa qua. La priorità, gioco di carte, sempre. Perché dovremmo risolvere il problema e fermare dei bar di assassini quando... Gwent, grazie. Perché dobbiamo fermare dei bar di assassini quando possiamo giocare a carte? Giochiamo a carte. Concordo. Ha ragione. Sarà difficilissimo vincere questa prova. Allora, devo fare tutto. Poi devo darglielo per secondo. Fuck, ho sbagliato. Devo darglielo per... Non l'ho mai fatto in 4. Devo darglielo per terzo. Ok. Dio santissimo. Ecco qua. Ma Dio santo! Ok. Porca vacca. Qua è andata meglio almeno. Con calma. Stavo cercando di fare il più lento possibile. Ogni tanto però mi tirava fuori 40 carte. Non devo fare nulla. Come fare una cosa che si è nata le carte? Non lo so. Boh, è stato più sospettoso del fatto che ho mischiato un pochino male, perché mi ero scivolato le carte male, rispetto a io che ho guardato il mazzo per 10 minuti. Urrà! Di nuovo! Amici, il vostro gioco è in fingardo. Spero che non state barando. Vi assicuro che siamo onesti come somari. Che cazzo devo fare? Dobbiamo incolpare lui. Merda se sbaglio, però qua sono una merda. Ho fatto in due manche tre tacche. Abbiamo lo spazio per fare una manche con semplicemente un... quasi due? Sì, tecnicamente sì, ma devo giocarla bene. Ok. Qua rischiamo però. Dobbiamo darlo per terzo anche di qua, di nuovo. Ti prego, vai un po' più veloce. Ok. Finalizza. Fra, scusami. Scusa. Però ce l'abbiamo fatta. Questo non avevo per niente capito. Quando me l'aveva spiegato lui era difficile da capire, perché è tutto basato sulla levetta. Solo che non ti faceva capire durante il tutorial che devi regolarla per bene la levetta. Ho capito adesso sul campo, non è una buona idea. Sta andando bene. No, no, no! Hanno barato di nuovo le prove! Gendarmi! Arrestateli! Avete un mandato d'arresto? Naturalmente. Siamo innocenti. Accusa. Cosa? Sta dicendo che il baro è il colonnello Gabriel? Maestro Lagagne, è proprio quello che sto dicendo. Come usate? Cosa ci fa quell'asso sulla vostra sedia, colonnello? Ma io... No. Io... Basta così. Questo è un problema, colonnello. In buona coscienza non posso permettere che prendiate questi uomini. Siete liberi di andare adesso. Vi ritroverò.
Il mad cash fatto. Se giochiamo veramente bene le prime mani, possiamo cercare di ottenere tutti i soldi, se no non c'è modo. Qua purtroppo è un casino gigantesco, non avevo proprio capito. Hello! È in alquanto piuttosto pittoresco. Il conto ha detto che davamo 80. E diamo 100. Voglio avere 60 da parte. Sì. Sì, almeno 60 le voglio sempre avere da parte. Le porchettate, ragazzi, abbonato roba per 6 mesi. La firma di argento. Hola, hola. Hello. Recupero del resto. Sure. No, ci fa più vicino a 95. A 95 non si può. Sono di 10 in 10, purtroppo. Sei pronta a partire? Yes. Adesso ci dovrebbe essere un nuovo livello. Esatto. Atelier dell'artista. 20 monete minime. Metti via il libro, ragazzo. Hai già studiato abbastanza ortografia in questo viaggio. È ora di imparare qualcosa di diverso. Hai delle forti convinzioni su Versailles? No? Bene, perché io ho un sacco di idee su quel posto. Versailles è una macchina che attira le menti migliori della nostra generazione. Per farle a pezzi e risputarle fuori. Ricordi che il vecchio moschettiere ha menzionato una donna di nome Sophie de Bugnet? Era una delle sue vittime. Sophie era la modella e la musa del Clement Bell, un pittore alla mode. Ma non durò a lungo. La carriera di Bell terminò nel momento in cui Sophie attirò l'attenzione di Luigi XV. A Lyon visiteremo l'atelier di Bell. Probabilmente sarà in grado di dirci qualcosa in più sul destino di Sophie. Come procediamo? Ma perché stiamo cercando queste informazioni qua? Non ho capito. Ma questo passaggio, qualcosa che mi sono dimenticato la scorsa volta o cosa? Perché ha tirato fuori dal nulla questo discorso qua delle 12 bottiglie. E poi boh. Il maestro Bell è un artista. Non penso abbia esperienza nelle carte. Sfuggiremo al suo controllo moltiplicando i nostri inganni. Impilirai le carte mentre le raccogli e manterremo quella pila con un mescuglio e un taglio. Seduto al tavolo, inizierai con un raccolto abbondante per crearmi una pila favorevole. Hai bisogno di ripassare o possiamo andare avanti? Credo che mi ricordo. Molto bene. Per la prossima parte della nostra strategia, devi mescolare senza scombinare la pila. Per questo useremo il finto miscuglio all'americana. Poiché te l'ho insegnato recentemente, ti lascerò scegliere se ripassarlo o meno. Andiamo avanti. Alla prossima mossa. Adesso passiamo a una nuova tecnica. What the fuck? Permettimi di insegnarti il falso taglio. Con il mazzo sul tavolo fai scivolare delle carte dal fondo. Solleva quelle carte in alto ostentandole e riposizionandole sul tavolo. Quindi prendi le altre e metti in cima al mazzo. Sollevare le carte farà sembrare che siano state prese dall'alto. So cosa significa quella tua espressione. Non ingannerebbe neppure un poppante. Eppure, guarda tu stesso. Fatto bene? Non proprio riprova. Faccio troppo veloce? Probabilmente sì. Cosa cazzo è cambiato? Cosa cazzo è cambiato? Bravo. Grazie. È una tecnica efficace, ma darà nell'occhio se la si usa ogni volta che si taglia il mazzo. Perciò voglio che metti in moto quella tua giovane mente e crei una qualche variante di tua invenzione del falso taglio. Ne sei più che capace, basta che tu segua il tuo istinto. Guarda, combiniamo il tutto e vediamo come te la cavi. Ok. Allora, la carta a suo favore deve essere sempre la seconda, giusto? Quindi se faccio così, dovrebbe andare bene. Se faccio così, dovrebbe andare bene? No. Non mi ricordo come funziona questo trick qua. Ok.
Me lo ricordavo. Ah, già, non ha senso. L'ho fatto in modo proprio sbagliato. Sì, 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 concordo. Ok. Ok. Deve essere sempre la terza carta, quindi devo fare così. Ah, ok, 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 ok. Ok. Mi ricordavo male questa parte qua. Ho fatto confusione. Ora si fa così e si fa così. Fatto bene? Potrei aver fatto troppo in fretta questa volta. Vediamo. Ho provato a ottimizzare il tutto. Ah, ho fatto benissimo in realtà, proprio al limite. Questo qua se l'avessi fatto davanti a qualcuno non se ne sarebbe mai reso conto. Penso che tu sia pronto, ma se vuoi esercitarti ancora non so io a impedirtelo. Cosa cambia qua? Semplicemente il trucco finale, però probabilmente il gioco mi dirà che trucco fare sul momento. Sei contento di conoscere Clement e di vedere il suo studio? Non so chi sia. Sì, ho visto i tuoi disegni. Hai talento. Tuttavia, quindi siamo un artista anche noi? Dobbiamo concentrarci sulla faccenda in questione. La sorte di Sophie. Non abbiamo tempo per una lezione sulla teoria dei colori. Quindi lascia parlare a me. Sai che intendo. Noi non possiamo parlare. Ah, bella come background. Spero che non dovremmo aspettare troppo a lungo il maestro Bell. Guarda, il nostro pittore non sta con le mani in mano. Interessante. Quella donna mi ricorda... Deborah! Deborah Churchill! Sì, è lei, senza dubbio. Riconosco quel musetto. La nipote di Henry Daramitz. Non può trattarsi di una coincidenza. Questo dipinto è un'area familiare. Credo che si tratti della cena di Emmaus di Vermeer. Deve essere una copia. Un Vermeer. Vedi come quel giocatore nasconde le carte nella cintura? Lo definirei un baro di dubbia qualità. Questi artisti non capiscono affatto il nostro mestiere. Nice. Questa gente sembra divertirsi. Credo sia arte moderna. Cosa abbiamo qui? Sembrano giocatori di carte. Stanno barando? Beh, sembrano le carte di Alice nel Paese delle Meraviglie. Onestamente. Questo non l'avevo già visto. La tecnica è francese. Il soggetto olandese. Il gusto? Ah, direi che gusto è americano. Perché non hanno gusto, ha ha ha. I francesi odiano gli americani, come gli americani odiano i francesi. Ah, ah, ah. Oh, that's funny. Un pennello? Ho un'idea. Cosa aspetti? Presto, prendilo. Yeah. Bene. E farò un mio dipinto e diventerò un grande pittore? Oppure me la fico sopra il culo? Ah, ok. Metto da parte per fare qualche bar. Cosa abbiamo qui? Ho detto al signor Quentin che avrei saldato il debito di gioco la prossima settimana. Non serviva che mandassi i suoi scagnozzi. Ho appena veduto alcuni dipinti, ma non è il primo debitore sulla mia lista. Vi sbagliate. Il signor Quentin ci ha mandato per darvi un'altra possibilità di estinguere il debito. Ma... Chissà, magari sarà il signor Quentin a dovervi dei soldi al termine della partita. È una possibilità allettante. Giochiamo e rendiamo la reale. Ok, ci ho voluto molto poco per convincere, onestamente. Mi sembra furbissimo. Dopotutto è già in debito, quindi credo che abbia un po' il... la mania del gioco d'azzardo. Ok. Terza carta, quindi così. Ok. 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 Ok.
Affetto. Si trova una regina c'è scala. Non capisco. Ah, non è un... Perché rigiri le carte? What? Eh? Dove ho sbagliato? Hai sbagliato il mescolo americano? Come ho fatto a sbagliare il mescolo americano? Va bene? Non mi sembra di aver sbagliato, ma va bene. Non ho capito. È giusto, no? Come fate a sospetti se la prima mano l'ha vinta? È stronzo. Non siete fortunato, ma avete di certo molto talento, maestro Bell. Troppo gentile. Mi piace in particolare modo quest'opera. Si tratta di Sophie de Bunier, la vostra famosa musa? Quasi. È sua sorella, Deborah. Sua sorella? Non ne avevo idea. Non molte persone conoscono la loro storia. Ma continuiamo la partita. Ok. 80. Sì, siamo sempre lì noi, eh. Puttana. Non è una cosa buona. Non posso puntare né di più né di meno. Non è che se punto di meno scendono i sospetti neanche. Che stronzo. Va bene. All in, baby! All in, baby! Let's go! Piu, 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 piu. Ok. Mi sembra di aver fatto bene comunque. Sbagliato, sbagliato in un millimetro, secondo me. Ok. Grazie, maestro Bell. È stata una partita molto piacevole. Vedo che vi interessa Sophie. Sì. Dopo 20 anni ricordo ancora il suo sorriso e il suo tocco delicato. Poi è arrivato il re e se l'è portata via. Come mai? Credevo che la sua storia con il re fosse passeggera. Io... Potrebbe impiccarmi per quello che sto per dirti, ma Sophie era la moglie segreta di Luigi. E poi è scomparsa? Adesso vi prego di andarvene. Hai mescolato così bene che ha confuso il gioco. A me sembrava giusto. Bah. Ah, qua non c'è nient'altro da fare. Mai più incontreremo questo artista? Ok. Possiamo tornare all'ospizio, dove non credo che incontriamo lui perché è morto. O possiamo tornare nei bagni. Ok, non credo possiamo andare in Corsica, vero? No. Non è disponibile ora come ora. Però in futuro ci torneremo di sicuro. E lì vincerò il combattimento a Stocco. Non voglio dare soldi perché onestamente siamo un pochino a corto. Non credo di poterne donare tanti. Li dono dopo questo match qua. Vediamo cosa impariamo. Quindi Aramitz era presente quando Sophie Dubignon è scomparsa. Non avrei mai immaginato che un uomo così rigido potesse essere tanto meschino. Per non parlare di quella sua nipote, Deborah. Ci credi che ci siamo fatti sfuggire sotto il naso la sorella di Sophie? Chiediamo di Deborah. Naturalmente Deborah non è davvero imparentata con il vecchio moschettiere. E dubito che svuoti il vaso di notte di quel vecchio rimbambito per bontà d'animo. Quindi, cosa sta combinando? L'anello di congiunzione deve essere Sophie. E lei?
l'Imperio, la creatura in grado di creare un orologio ancestrale, è la chiave di volta. Sophie. Clomeb ha rivelato che Sophie era la moglie segreta di Luigi XV. Era molto di più di un'amante passeggera. Dobbiamo scoprire che cosa è successo. Nient'altro? Nope. La strada per Brue è lunga. Lascia che ti segni una nuova strategia durante il viaggio. Deborah deve sospettare che siamo dei bari, quindi se vogliamo che funzioni dovrai essere molto abile. L'hai visto giocare? Che hai notato? Non lo so, è incostante? Sì, l'ho notato anch'io. È stata molto attenta al taglio, ma nulla di più. È fondamentale concludere con un taglio del mazzo pulito. Dopo che avrai usato fino in cima per impilare qualche asso e avrai eseguito un semplice miscuglio, ovviamente. Ovviamente, tutti i giochetti da nulla, ma messi insieme sono di grande efficacia. Iniziamo con una nuova tecnica, il miscuglio del bambino. Rolly? Per risparmiare tempo, facciamo finta che tu abbia appena fatto fino in cima, riuscendo a impilare qualche bell'asso. Come per tutti i falsi miscugli, il nostro obiettivo è mantenere la nostra pila. Comincia tenendo il mazzo a faccia in su in modo che la pila si trovi accanto al palmo della tua mano. Procedi mescolando le altre carte normalmente. Fermati quando stai per arrivare in cima al mazzo. Non vorrai scompilare la tua pila adesso, vero? Così dovrebbe andare. Adesso, invece di posizionare il resto delle carte in fondo al mazzo, metti in alto con un movimento fluido. Non è evidentissimo. Perfetto. La tua pila al sicuro e nessuno sospetterà nulla. Vuoi provare? No? Bene. Speravo che non avessi troppe difficoltà con una tecnica così semplice. Chiuderei con una tecnica che conosci bene. Il falso taglio. Ok. Per quanto ami il suono della mia voce, eviterò di spiegartelo. Invece vorrei che tu mostrassi tre tecniche in sequenza senza la mia guida. Ricordi l'ordine? Sì? Vai pure. Ok, allora devo fare... Oh no, è questo? No, mi sta sul cazzo questo. Mi piacciono i controlli. Oh fuck. What? Ah, devo tagliare per primo? Ah sì, perché è ultimo. Solo che non me lo terrà mai come primo, perché primo è troppo comodo. È un sacco vantaggioso avere il conte come ultimo nella fila. Ok, è andata troppo avanti, perché purtroppo non riesco a controllare sto cazzo di mazzo. Ho preso troppe carte, posso pure prendere troppe carte, non lo sapevo. Ok. Buono a sapersi. Questo è leggermente complesso come trick, eh? Leggermente. Se potessi tornare indietro, cazzo! Ok. Facilissimo, facilissimo. Facilissimo. Ok, e ora finalizzo. Sì, ok. Sì, è impossibile da fare come trick, non ce la faccio. È stato convincente. Minchia! Minchia, che convincente! Grande convinzione! Come distribuisci le carte te quando stai cercando di non far vedere che stai barando? Nessuno l'ha visto. Nessuno l'ha visto. Nessuno l'ha visto. Come cazzo fai? Che trick è? Questo è guardare le carte e mettere l'ordine che vuoi, ma non ha senso. Poi pure un modo per guardare le carte è super scomodo. L'altra volta, quando ne facevo guardare le carte, era molto più semplice da fare.
Voi esercitate ancora? Sei soddisfatto? Credo dovrei fare un'altra per pratica, perché faccio cagare. Te sei ultimo, quindi devo dare la carta per primo. Bam bam bam. Ok. Devo dare sempre assi, giusto? Bam bam bam. Finalizza. Ok. Però cazzo, è ultimo qua. È ancora più semplice quando è ultimo. Non l'ho mai avuto come ultimo. Basta così? Sì. Ok, non ero sicurissimo. Spadabim! Vabbè, devo soltanto sperare che sia in un punto decente. Eccoci qui. Un ospizio che nasconde un segreto. Ma scusate, non sei più il vino, sarebbe molto più semplice. Sì, infatti! Fammi servire del vino. Bentornati, signori. No, raga, bentornati, signori! Stai sempre per giurare la sua voce. Vi stavo aspettando! Non posso andare avanti. Che sorpresa. Non avete un altro zio decrepito di cui occuparvi? Oh, certamente! Sarò con noi da un minuto! Speriamo che non muoia durante il tragitto. In attesa giochiamo. Sappiamo che chi siete, signorina Dublin? Vogliamo sapere tutto su Sophie. Prima giochiamo! Non voglio fare sottotrick, me ne vado. Sono disposto a non ottenere queste informazioni. Punto 10, col cazzo è punto di più. Qua finisco nella merda e basta. Ok, devo dare per primo. Oh, non è così male. Così è più semplice, cazzo. Così è molto più semplice. Che voce melodiosa come un treno che deraglia. È vero. È vero. Ma andata benissimo. Non sei insospettito di un cazzo. Perché uscite qui? La stessa ragione per cui sono venuto la prima volta. Sapete qualcosa sulle 12 bottiglie di latte? Siete la sorella di Sophie. Abbiamo parlato con Clement Bell. Non so cosa state cercando di ottenere qui, ma dovete sapere quello che il vecchio moschettiere stava per rivelarci. Non abbiamo finito di giocare! Ok, grazie signora. Sì. Va bene. Ok, lui va sempre per ultimo, quindi dovrebbe essere semplice. Facciamo così, a chi se ne frega. Oh, sono tutti in fondo, che palle. Proprio comodo. Ok. Vacca vacca. Fatta che secondo terzo è molto più complesso. Così è semplice, te la puoi cavare. Basta trovare l'asso e poi ricreare tre volte. Al contrario invece devi filtrare tutto il mazzo, puoi calcolare quanto prima devi fermarti e poi devi pensare dove è l'asse. Assurdo. Dunque, ce lo direte o dobbiamo costringervi? Non abbiamo terminato la nostra partita! Avete voluto! Sta venendo impossessata. Non ho motivo di non farlo adesso. Se occupo, se insospettisco per tutto quello spazio lì, vuol dire ho fatto un casino gigante. Se perdo soldi, invece, perdo soldi. Ok. Facciamo così. Pam pam pam. Che cazzo fa a non vedermi? Pam pam pam. 1, 2, 3. Va bene? Sì, non era sicuro. Non è una scienza al 100% questa. Lei si sospettisce soltanto del taglio, quindi devo soltanto imparare a fare bene il taglio. Ecco perché era così semplice. Perché solo del taglio si insospettisce. Adesso basta. Parlateci di Sophie. Dove si trova? Quando capirete. Lungo la strada abbiamo ucciso due cavalli, ma finalmente siamo arrivati. Grazie al cielo! Credo che non sei riuscito a trattenermi ancora a lungo. Buona giornata a voi, mia principessa. Mio principe! Ti amo per la tua voce
sopraffina. Siete il cavaliere di St. George. Quest'uomo è lo spadaccino più abile di tutta la Francia. Dobbiamo scappare. Non andate! Affrontate il vostro destino. Perché avete fatto visita al pittore? Perché state indagando sulla mia figlia, Sophie? Siete Julie de Bugnon, la madre di Sophie? Dove si trova Sophie? Abbiamo bisogno di parlare con lei. Sophie è scomparsa 20 anni fa! Ecco perché ho mandato qui Deborah! Per costringere il vecchio moschettiere a dirci cosa è successo a Sophie! E stavo per uscirci! Finché non foste arrivati voi a spingerlo a suicidarsi! L'ottosità dei uomini, mon amour! Abbiamo scoperto che Sophie ha sposato in segreto il re 20 anni fa. Io sapevo che era una delle sue favorite, ma questo... questo... potrebbe essere la causa della sua morte. Julie. Dobbiamo parlare con Teodoro di Corsica! Abbiamo provato, ma è uno scarafaggio incivile. Parlerà solo con una spada puntata. Per questo posso aiutarvi. Uno di voi sa combattere? Prendete la spada e mostratemelo. No, non posso fare niente. Volevo scappare, non mi fa scappare. Ok, adesso mi insegna lui che è il più grande spadaccino a spadaccinare. Guardami. Tretto negli occhi. Hai più probabilità di vincere emulando le sequenze attacco di un esperto. Pronto? Sì. In guard. Insegnate al ragazzo come attaccare. Considerato come combatti bene, avrei la meglio solo questione di osservazione. Aspetta di trovare uno spiraglio, quindi colpisci di sorpresa l'avversario. Ma nell'entusiasmo non dimenticare di difenderti per il resto delle manche. In mezzo, in alto, in basso, in alto, in mezzo, in mezzo, in alto, in basso, in mezzo. Nelle vene ti scorre il fuoco, ma non agitarti tanto a dimenticare di difenderti. Non ho capito. Cosa significa? Come faccio a difendermi? En garde. Mezzo, su, giù, alto, mezzo, mezzo, su, giù, alto, mezzo. Avevo sbagliato l'ordine, basta. Non puoi sempre stare sulla difensiva. Se vedi possibilità per colpire, fallo. En garde. Passo, alto, mezzo, passo, mezzo. Avevi un'occasione, coglila. Cosa cazzo vuoi da me? Alto, mezzo, alto, passo, mezzo, alto, mezzo, alto, passo, mezzo. Ah, devo fare differente con quello? Ok. Basso, alto, mezzo, alto, mezzo. Basso, alto, mezzo, basso. Ho sbagliato. Ok. Non mi ricordo questo. Basso, alto, basso, mezzo. Basso, alto, basso, mezzo, alto. Ok, quindi sì, quando c'è il rosso devo cambiare. Ma non me l'hai detto! È difficile da ricordarsi, visto che va così tanto veloce. C'è un modo più semplice da tenere in memoria? No. Non già è già semplificata come cosa. E quella mi sembra città sequenza. Allora siamo d'accordo. Per il momento uniremo le nostre forze. George vi accompagnerà in Corsica. Prima di partire, prima del pantano, vorrei verificare se la vittoria del ragazzo non sia stato un caso isolato. D'altronde, si tratta di una resistenza oltre che di abilità. Un
un'ultima volta, giusto per sicurezza, così non muoio. Passo. Mezzo. Passo. È la grazia di un cinghiale ubriaco. Passo, mezzo, basso. Fa un movimento più ampio e rischi di colpirti. Mezzo, basso, alto, mezzo. Mezzo, alto, basso, mezzo. Mezzo, alto. All right. È facile dimenticarselo. Mezzo, basso, alto. Mezzo, basso, alto. Mezzo, basso, alto, basso. Mezzo, basso, alto, basso. Mezzo, alto. Non sono proprio in questo. Non sono proprio in questo, eh. Non molto. Non sarebbe proprio baro. No, sarebbe proprio baro, ma non sarebbe proprio spadaccino. Mezzo, alto, mezzo. Ok. Mezzo, alto, mezzo. Passo, mezzo, passo, alto. Cazzo, questo me lo ricordo. Passo. Ho miscliccato. C'ho pure il problema che ogni tanto misclicco. Ottimo. Benissimo. Va bene così. Ottimo. Benissimo, va bene. Ho pensato basso, quindi clicco B. No, B e mezzo, affanculo. Cagare, mezzo, alto, mezzo. Mezzo, alto, mezzo. Ok. Ok. Basso, alto, mezzo, alto. Basso, alto, mezzo, alto. Basso, alto, mezzo, alto. Alto, basso, mezzo, alto. Alto, basso, mezzo, alto. Avanti, ti prego. Spero di non morire. Il duello non è un atto del baro, mi dispiace. Mi dispiace, gioco, non posso concordare su sta cosa. Fate attenzione, monsieur. Sempre. Ho perso la maggior parte delle volte, però diciamo che sono pronto. No, obiettivo sub goal controller Xbox. Come se io non tenessi comunque a memoria i tasti PlayStation. Non è che se cambio controller io guardo verso il basso e me li ricordo. Vado in automatico perché mi ricordo quali sono i tasti PlayStation. Dobbiamo andare ai bagni o in Corsica? O se dobbiamo morire, moriamo subito. Se dobbiamo morire, moriamo, dai. Dai, andiamo a morire. Ammettiamolo. L'ultima volta che abbiamo fatto visita a Sua Maestà, eravamo terribilmente preparati. Ma adesso sai combattere. Restano ancora alcune ore prima di raggiungere la destinazione. Come trascorreremo questo tempo? Non so se stavolta avrai una possibilità di giocare a carte, ma eventualmente intendi far fuori Theodore con stile. Per questo useremo strategia pensata per far sì che io riceva una mano molto forte. Le tecniche seguenti richiedono una sapiente combinazione di sagacia e precisione. Inizieremo con una nuova tecnica, fino in fondo. Da non confondere con fine in cima, o con una certa casa di piacere di Convergordin. No, questa è un'altra storia. Vedi, mentre fine in cima ti consente di impilare certe carte in cima al mazzo, fino in fondo stai a impilare in fondo. Allora, vuoi fare un tentativo? Yes. Ascolta bene. Per iniziare a scorrere il mazzo finché non trovi una carta alta. Una volta trovata fai uno stacco interno. No, non in questo modo. Ok, carta alta selezionata. Adesso trovate altre carte alte e fai uno stacco interno anche con quelle. Ma occhio, non potrai fare scorrere altre carte prima di quelle del stacco interno. Ci vorrebbe troppo tempo. Quindi prendi le prime carte alte che trovi.
Ottimo lavoro. Adesso prendi il mazzo con entrambe le mani e posizionalo nella faccia in giù sul tavolo. Dovrai mescolare facendo scivolare le carte dall'alto e facendole cadere una sopra l'altra. O così deve sembrare. In realtà le prime carte che farai cadere non saranno quelle spremute dall'alto, ma saranno le carte alte che hai individuato prima. Dal momento che sono quelle dello stacco interno, sarà facile trovarle e separarle con le dita. Proseguirai con il resto del mazzo. Non si sospettiscono, amici. Non è molto sospettoso fare così? Covent Garden è inglese, si trova a Londra. Non mi interessa, tutto francese per me. Non è tipo anche trovare un modo di mescolare il più sospettoso del mondo? Letteralmente sto selezionando le carte facendo così e poi sto facendo... Si fanno mille domande, no? No. Guarda, quattro carte alte sono adesso in fondo al mazzo. Assicurati che finiscono tutte nelle mani. Per questo ti insegnerò un nuovo falso miscuglio. Il miscuglio pizzicato. Agli occhi dell'avversario sembrerà un normale miscuglio. In realtà, prenderai carte dall'alto e dal fondo del mazzo contemporaneamente. Proviamo. Dall'inizio. Mescola le carte. Ma... sai. Lo so, hai appena perso un sacco di tempo per crearti una pila. Fallo. Visto? Le tue carte sono al sicuro perché sono in fondo al mazzo. Adesso, come se pizzicassi, fai cadere una carta da cima e una dalla fondo contemporaneamente. Ottimo. Una carta alta per me e sopra di essa una qualunque per il nostro avversario. Ti serve prima una carta? Ti serve prima una carta. Chissà. Hai fatto molto strada, ragazzo. Prova a continuare con questa tecnica da solo. Dopotutto ti ho mostrato l'elemento chiave. Vediamo se riesci a dare a me quelle quattro carte alte. Easy. L'arroganza non ti si addice. Ma prego, procedi. Sono curioso di vedere come te la caverai. Sbagliato. Volevo fare su, mi sa. Sì, volevo fare su. Guarda che mazzo. Mio Dio. Che arte incredibile di mescolare. Che cazzo ho fatto? Ok, no, cosa? Ah, devo farlo due volte, giusto? Okay. No, c'è qualcosa di sbagliato. Dici? Dici? Non preoccuparti, ho preteso troppo. Mescolo un mazzo di carte. Bene, allora mi scuglio pizzicato, fai cadere una carta. Ottimo, una carta alta per me e sopra di essa una qualunque per il nostro avversario. Continua a far cadere una sola carta per te. Ok, sì, è quello che volevo fare, ma ho mescolicato e ho invece messo uno stacco. Ho fatto casino. Ottimo. Se avessimo segnato la pila qui, riceverai una carta alta. Ripeti quello che ti ho mostrato in modo che possa ricevere un'altra. Sbagliato. Eh? Deve esserci il corretto numero di carte tra ciascuna carta alta, altrimenti andranno a giocatori diversi. Cominciamo da capo. Non mi spieghi un cazzo. Ok. Sbagliato input. Ok. 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 Mi ripeti quello che ti ho mostrato in modo che possa ricevere un'altra. Cosa devo fare? Mi dice di fare quello, lo faccio e mi dice che ho sbagliato. Cosa devo fare? Mi ha detto, fai il coso pizzicato, l'ho fatto, sbagliato. Che cazzo vuoi da me? Sbagliato, ok?
Adesso provo tutti gli input. Arrivo lì, ogni volta cambio input e vedo quale sia quello corretto. Devo fare lo stacco? Troppo presto. Ok. Quale opzione ho? Questa? Ho fatto tutti gli input possibili. Non ho altre opzioni. E ora me lo conta giusto. Oh. Ma gli input sono a fianco. Li ho fatti! Me l'ha fatto comunque sbagliato. Probabilmente non ha preso l'input, non ha sentito il triangolo, anche se l'ho cliccato palesemente. Beh. Je voilà! Quattro carte alte saranno destinate a me. Minchia, facilissimo. Non ho sbagliato neanche una volta. Ho preteso tanto. Vuoi ripetere o andiamo avanti? Andiamo avanti, ho capito. Un piano apparentemente innocuo, ne convieni? Ma non guasterà a comportarsi in modo ancora più innocente. Quindi aggiungiamo un falso taglio. Anche il nostro avversario dovrà tagliare. Se insiste, usa un taglio neutro. È quando incarichiamo il nostro avversario di tagliare il mazzo. Non si aspetteranno di nulla, ma il mazzo rimarrà inalterato. Diodos si è prestato inconsapevolmente a questa tecnica durante la nostra ultima visita. Ti ricordi, ragazzo? Sì. Esatto. Abbiamo usato una carta piegata per costringerlo a tagliare al nostro vantaggio. Ma questa volta non piegheremo la carta, piuttosto ci affideremo a un qualche diversivo. È un talento naturale per il fast taglio, ragazzo. Il taglio netto è quasi identico. Attira l'attenzione da una parte e applica la tua meccanizzazione da un'altra. Perché non ci provi? Ok. Cinque minuti fa hai detto easy. Easy, chiaramente. Ho fatto first try. Sono ammirato, ma non sorpreso. Ottimo lavoro, ragazzo. Ammirato? Cosa ho detto? Vuoi provare un'altra volta? Andiamo avanti. Proviamo a combinare insieme tutti questi elementi. Ok. Oh, che merda sta cosa. Te. Sta cosa non ha un cazzo di senso. Così, spizzicato. Ho detto spizzicato. Ah, è così spizzicato. Comincia. Ok, mi ho fatto una direzione sbagliata io. Mea culpa. Wow. No, bene, la prima volta ha fatto fare due input, stavolta era quattro. Grazie dell'avermelo spiegato prima che sarebbe successo. Almeno l'ho visto adesso, non l'ho visto durante la partita vera e propria, però... Prima era due input, adesso era nove. Veloce di così non posso letteralmente farlo, eh. Stavolta era anche diverso, credo. Quattro carte alte, come previsto. Bravo. Grazie. Non era per nulla difficile questo qua. Molto molto semplice. Non ho avuto nessun problema a finirlo.
Siete esercitato abbastanza? Sì. Fantastico, ti lascerò continuare con gli esercizi di scrittura. Cos'è questo odore? Macchia mediterranea? Aglio selvatico? Ah, lo so, è l'odore della delusione e della presunzione. Dobbiamo essere vicini. Ah, perché gli ho detto Easy era, se è deluso di me? Stronzo di merda, sei tu che non sai spiegare un cazzo. Merda. L'input che mi è andato male. Ah, bullizza il figlio, ma che cazzo è sta storia? Dov'è l'area di Corsica? Cari sudditi, sono qui. Vi prego, ditemi cosa vi porta dal re. Questi gentiluomini richiedono il vostro aiuto in una questione di grande importanza per me. Vi preghiamo di riconsiderare e di raccontarci la vostra storia. E le mie condizioni erano chiare. En garde, bricconi! Ebbene? Non combattete con lui? Sono qui per assicurarmi che questo infingardo non provi a ingannarvi. Ma secondo la regola della cavalleria, questo duello è vostro, non mio. Ebbene? What? Cosa hai imparato il trucco a fare? La mia spada è puramente decorativa. E tu quello che sa come usarla? Ok, ho imparato tutto questo qua per poi fare mezzo alto. Ok. Non voglio essere costretto a ucciderti. Basso, alto, basso. Minchia sei veloce! Minchia sei veloce! Prima non è così veloce! Ah, che allegria, che divertimento. Mezzo, alto, basso, mezzo, mezzo, alto, basso, mezzo. Santo cielo, niente voce e tanto coraggio. Ok. Ok, eh? Basso, basso, alto, mezzo, mezzo, basso, basso, alto, mezzo, basso. Poggers. Sei migliorato, giovanotto. È venuto il momento di svuotare il sacco, Theodore. Abbiamo soddisfatto la vostra barbara ostentazione di violenza. È ora di raccontarci delle 12 bottiglie. E badate che sappiamo già molte cose. Capiremo se ci stai mentendo. Pace, amico, pace. Vi dirò tutto. All'inizio del secolo, ero un giovane moschettiere agli ordini di Henry d'Aramitz. Un giorno, il giovane Luigi XV ci convocò per un incontro segreto. Un incontro alle 12 bottiglie di latte. E questo è ciò che vidi e udii. Da questa parte. Fate largo al re! Sophie! Siete così pallida, così fredda. Sophie, Sophie, svegliatevi! Non respira! Cosa? Perché siete... il bambino! È un maschio. Vivo in salute. No, vostra maestà, non dovete posare gli occhi su di lui. Perché non piange? Perché non sento la voce di mio figlio? È senza lì. Oh, fuck. Ah, shit. Ah, god damn. È senza lingua. Non potete affezionarvi. Mi occuperò io di questa situazione. Voi andate a chiamare la carrozza. Devo partire. Ha senso, ma... cosa significa? Che io sono l'unico bambino in tutta la Francia mai nato senza la lingua. Rifletti, la tua età, la tua lingua. Sei tu la chiave. Volete dire che lui sarebbe... cosa? Di cosa state parlando? Quel bambino, il figlio illegittimo del re. Ne sembrate quasi certo, conte. Oh, ho le mie buone ragioni. Devo partire immediatamente. Julie deve sapere di Sophie. Ne resterà sconvolta, ma adesso sappiamo cosa è accaduto a sua figlia. È morta durante il parto.
Partiremo per Parigi. Ci incontriamo là. A presto, monsieur. Che mi venga un colpo. Seduto sedere impolverato dovesse sposarsi sul trono. Posarsi sul trono. Non dimenticarti di tuo fratello Corso. Del tuo fratello Corso. Ascoltate, amici. Dal momento che apparteniamo tutti all'alta nobiltà, perché non concludiamo questo incontro rivelatore con una partita regale? Perché no? Elaboreremo un piano più tardi. Che ne dici? Rubiamo neanche soldi, dai. Quindi noi siamo Luigi XVI? Non credo. Non penso. Magari è solo un caso. Ti immagini tutto un caso. Ok. Lui è il quarto? Ah, devo semplicemente selezionare delle carte rare. Ovviamente tutte le altre volte erano tutte consecutive. Stavolta non c'è neanche una. Ok. Ora. Bam. Bam. Come devo fare qua? Non è più il terzo. Lo sembra fare uguale? No. Lo fa. Credo che cambi solo dove ti ho stacco. Non credo. Stacco comunque in fondo. È l'ultima cosa da fare. Ok. Perché cazzo mi fa per ste cose? Un figlio di puttana al conte. Il decoro dovrebbe obbligarvi a far vincere. Vostra maestà, non potete pretendere questo, sarebbe barare. A tale irriverenza bisogna replicare con un'altra manche. C'è ragione, poi, in effetti. Sarebbe bagare. Come faccio a farlo vincere in automatico? No. Mio Dio, ne ha preso due di seguito. Per fortuna abbiamo avuto culo. Per fortuna abbiamo avuto culo di dietro c'è una regina. Ha preso due input in automatico quando in realtà dovevo farne semplicemente uno. Ah, ok. Gioco di mano, gioco di villano. Let's go! Ok. Non capisco questa cosa. Non capisco, va bene. Cojon! Vi taglierò la gola per questo oltraggio al re. Pardon? Ah. Vedo che per un attimo avete creduto. Sì, per un attimo. E dai. Prendi la cazzo di carta. A un certo punto ha detto, ma sai cosa? Invece di passarne una, ne passiamo 10 contemporaneamente. Di carte, perché sì.
Va là, questo è stato fluido. Questo è stato molto fluido. Devo solo non fare casino adesso con la parte finale, quella di cui ho onestamente più paura. What the fuck? Non me l'ha fatto fare! Ma spinta. What? Ok, non me l'aveva fatto fare. Ho fatto giù e mi ha concluso praticamente. Bang. Che succede? State bene? E sono della vostra fortuna che precipita dentro un pozzo. Adesso se volete scusarci, io e il mio buon amico abbiamo tante cose di cui discutere. Abbiamo vinto, guardate quello, non mi lamento di aver vinto. Però come cazzo ho vinto? Ho sbagliato. Cioè non ho sbagliato. Stavo facendo l'input e mi ha interrotto prima del dovuto. Non lo so. Il tradimento. Capitolo 3. Lo consolarono con parole di adulazione e gli diedero speranze. Le due trappole nelle quali cadono sempre le persone di tutto il mondo. Voltaire. Ok. Grazie Voltaire. Più tardi quel giorno, c'è brutto tempo. Non mi piace brutto tempo. Figliolo, devi avere molte domande. Stavolta ti dirò tutto. Basta maschera. Di te e anche la mia storia, voglio sapere entrambi. Un tempo avevo una grande influenza. Prima che perdessi il favore del re. Ero un pavone a spasso nei giardini di Versailles. Forse ti ricorderai che dissi di aver sentito una diceria, un giorno. Soltanto qualche parola intrigante, ripetuta con un filo di voce. Mi condussero a Po, dalla signora Porterhouse. Sai, la tua vecchia padrona nascondeva qualcosa. 20 anni or sono gestiva una locanda nei pressi di Parigi. Si chiamava Le 12 bottiglie di latte. Seguì il mio istinto. Là era successo qualcosa. Qualcosa che il re cercava di nascondere. Adesso sappiamo che l'amante del re, Sophie de Meun, era in realtà sua moglie. E diede luce a un bambino. Un bambino muto, certo. Ma non di meno un forte pretendente al trono di Francia. Credo che la signora Porterhouse sia stata incaricata di crescerti, in disparte. La signora Porterhouse è morta prima che riuscissi a chiederle degli eventi raccontati da Theodore e Aramitz. Ma ho avuto l'intuizione che in qualche modo tu fossi coinvolto. Oltre a un apprendista, mi sono procurato un principe. Sì, credo che tu sia il segreto. Sei l'erede dal trono di Francia. Nonché un'irritante spina al fianco del re. Il re ti vuole vedere morto, è ovvio. Ecco perché il suo segugio, MacGregor, ci sta dando la caccia in questo modo. È stato inviato dal suo padrone per starci le calcagna. MacGregor è la spia principale del re. Cerca disperatamente di impedire che la tresca venga alla luce. Ok, è la spia del re, punto. Chissà cosa dirà Julie de Meunier. Tu sei suo nipote. Eugene, adesso abbiamo una mano straordinaria da giocare. Sarà una mano difficile, ma non c'è altro modo. Dobbiamo andare a Parigi a affrontare il re. Se non lo facciamo, prima o poi MacGregor ci troverà. Il re non può ignorare la tua richiesta. Ci stai? Sì. Sono felice di averti a bordo. Faremo miracoli. Per entrare a Versailles ci serve una via d'accesso. Una presentazione. Inoltre, dobbiamo lavorare sulle tue buone maniere, mio caro Eugene. Questo mentre eludiamo i bruti di MacGregor. Conosco alcune persone. Ti aspetterò nella carrozza. Non si riesce a finire il gioco oggi, vero? Perché non è che abbiamo un'altra missione e basta e poi concludiamo il gioco, e ne abbiamo diverse. Se qualcuno ha finito il gioco, me lo può dire, così almeno possiamo organizzare per bene la prossima live. Io direi che non c'è modo di finire, neanche in un'oretta. Neanche se tirassimo per le lunghe non credo che finiremo, vero? Non so se c'è qualcuno che ha finito il gioco in chat. Ho visto qualcuno che comunque dà dei consigli, quindi forse qualcuno l'ha finito. Posso anche guardare su How Long to Beat, volendo. Forse quello lì aiuta anche. Secondo me è comunque meglio sia perché siamo alle 11 ormai, quindi bisognerebbe concludere come al solito. Però credo che abbiamo comunque abbastanza roba per la prossima live. Siamo da 2 minuti circa. Sure.
Quanti tre che ci mancano ancora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In realtà non sono pochi. Non sono pochissimi. Noi siamo a 17 ora come ora, quindi non credo. Non credo finiremo. LongTube dice 6 ore ma in story. Siamo circa 4 ore. Dobbiamo farci la prossima live. 10 ore completista. Non so cosa dovresti completare. Ho sentito il nostro caro Conte. Sembra piuttosto emozionato dalle prospettive di Versailles. Fa attenzione a McGregor. È potente e pericoloso. Nel frattempo, hai qualcosa da offrire al fondo del campo? Il Conte è una 170. Tu hai qualcosa da parte? Yes. È molto generoso da parte tua, grazie. Ci sarà qualche pancia piena stasera, promesso. Il nostro piccolo fondo sta aiutando sempre più persone. Le sofferenze della nostra gente sono intollerabili. Dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro. Nessuno lo farà per noi. Hai dato 2040 alla nostra causa. Stai facendo molto per la nostra gente. Grazie. Ok. Sta andando in automatico qua dentro, ok. Si è 60% del gioco circa. Sure. Adesso dobbiamo andare verso il nord, quindi. Al teatro. Facciamo i bagni per concludere, allora. Se facciamo qualcosina in più, si spera che la prossima volta si riesca a concludere effettivamente tutto. Casomai la prossima volta sia un pochino anche più lungo. Va bene. Facciamo questo giusto per concludere. Mi starei domandando perché torniamo da... Il Ben. Mi è giunta voce che il grande Cagliostro eviterà una seduta spiritica. Gli informatori sono attratti dagli dagli spiritisti, come le mosche dal miele. Sprecare questa opportunità è da sciocchi. Abbiamo appuntamento con un barone che parteciperà all'evento. Speriamo che il colonnello Gabriel abbia altri impegni. Per il nostro trucco dobbiamo approfittare dell'ambientazione. Le sedute sono, come dire, fasulle. Esattamente. Una serie di trucchi per creare l'atmosfera. Una stanza buia. Ci sono. Sfrutteremo il buio a nostro vantaggio. Segneremo il retro delle carte con questo pennello che ho preso dall'atelier del maestro Bell. Un segno leggero che noteremo soltanto noi, perché sapremo dove guardare. Ho bisogno che indichi le carte alte che saranno in mano al mio avversario mentre gliene riferirai le basse. Questo ci porterà a una vittoria talmente schiacciante che il nostro obiettivo giurerà che c'è uno spettro che sta condizionando la partita. La prima cosa, la nostra nuova tecnica, il pittore. Ok. Sure. All'inizio della partita farò scivolare un mazzo nella tua tasca e troverò una scusa per farti alzare dal tavolo. È una seduta, quindi suppongo ci saranno incenso e altre esalazioni. Potrebbe venirti a nausea. Una volta che sarai da solo, darai dimostrazione della tua creatività. Usando il pennello, segna una manciata di carte alte del mazzo. Puoi ignorare i semi, ma assicurati di trovare un modo per differenziare i valori di JQKA. Decidi tu. Sarai tu a doverle decifrare in seguito. Che ne dici? Posso consigliarti un metodo? Sì. Molto bene. L'asso è la carta più forte, quindi gli concedo il posto più alto. Dopo segno le altre carte in ordine discendente, muovendo in senso orario intorno ai punti. Questo metodo ha funzionato per me. Usalo come meglio credi. Pronto a provare a dipingere qualche carta? Sì. Segna 6 carte alte per me. Questo era il re. Quindi va qui. Asso. Va qui. Regina. Va giù. In futuro puoi distinguere chiaramente anche il tipo di carta. Perché ci sono troppi slot qua e sono ancora inutilizzati. I jack. E ultima carta. Qualcosa di bello. Qualcosa di bello. Qualcosa di bello. Un re. Ah, un bel re di fiori. Lo segnerò male. Tutte sono corrette. Poi ce n'è una strana. Dici, what the fuck. Pronto a proseguire? Sì. Dopo aver segnato alcune carte alte, tornerai al tavolo per rivedere la nostra vecchia amica Mano Appiccicosa.
Tuttavia, stavolta cercherai una carta per il nostro avversario. Quindi scegli una bassa. 2, 3, 4, eccetera. Scatapim! Ok. Bene. Questa carta bassa adesso andrà in cima al mazzo. Le nostre carte sono pronte. È ora di distribuirle. Iniziamo con la carta bassa che è appena nascosta nel palmo. Continua. Distribuiscila al tuo obiettivo e quello seduto alla tua sinistra. Esatto. Trova il giusto ritmo mentre distribuisci, altrimenti desterai i sospetti. Riprendiamo. Sta facendo in automatico, non sto facendo nulla. Fanculo. Ma cos'è questa? Una delle carte alte che hai segnato, stai per dare l'altro obiettivo. Bene. Hai preso la sprovvista perché non me la stai facendo fare. Ricordi la carta più alta data all'avversario? No? Concentrati. Tenta a mettere quella carta, continua a usare il segnale pizzica e lascia per indicare il valore. Non me la ricordo. Asso. Ok. Lo cosa è andato storto. Avresti dovuto segnarmi il valore della carta più forte nelle mani dell'avversario. Tuttavia sei arrivato fin qui quando puoi provare senza la mia guida. Ok. Cosa? Oh merda. Guarda, è lentissimo questo qua. È super fastidioso. Ma riusciamo il conte. Sì, il conte non mi spiega, dice. Hai capito quale carta che devi notare? No! Non mi hai detto che devo notare una carta! Cosa cazzo devo notare? Il mazzo sarà rovinato. Non potremo mai più giocarci. Dammi una carta bassa. Ok. Un re. Ho capito. Non me l'aveva detto che devo controllare quello. Ok, grazie. Vuoi fare un altro tentativo o preferisci riposare per il resto del viaggio? Ho capito, in realtà non c'ho bisogno di farlo un'altra volta. Devo dire che un'altra gita ai bagni è una pausa gradita. E noto che anche tu inizi ad apprezzare le cose belle della vita. Non essere timido. Stai diventando un damerino. Sure. Sono un principe. Sputo in faccia. Bene, figliolo, com'è la situazione? Via libera. Sono felice di saperlo. Mi dispiacerebbe incontrare di nuovo il nostro buon amico colonnello. L'ultima volta siamo stati quasi beccati. Ma cosa è successo qui? Dove sono tutti? È un trappoloon! No? Mesa mia, aspettate! Non scappate! È stato un disastro, Franz. Una catastrofe inaudita. Che cosa vi aspettavate? Mi avete chiesto di ipnotizzare il barone ed è quello che ho fatto? Avevo soltanto bisogno che entrasse in trance e ci parlasse della moglie defunta. Non volevo che impersonasse Belzebù e cercasse di divorare il cuore del mio pubblico. Non è colpa mia se la mia arte desta i sentimenti più potenti che l'uomo conosca. Oh, per amore del cielo, risparmiatevi la retorica. Ora diventi re fair style, conte. Signore, scusate la mia intrusione. Siete il grande Cagliostro? Proprio così. Siete qui per la seduta? Temo che sia già finita. I miei ospiti sono andati via. Che peccato.
avevo organizzato una partita a carte con uno dei vostri ospiti, il barone. Purtroppo il barone è indisposto al momento. Molto probabilmente indigestione. Volete giocare con noi? Non saprei. Una partita di carte, una provvidenziale strumento per leggere i disegni degli uomini. Sediamoci, adesso giochiamo. Alright. Mi insegno a ipnotizzare, voglio farlo anch'io. No, ovviamente no. Cosa c'è, figliolo? Le esalazioni? Di che si tratta? Signori, volete scusare mio figlio per qualche questa manche a un capogiro? I giovani loro capogiri? Nessun problema. Famosissimo, i giovani loro capogiri. Cioè, sempre come cosa. Come andai, mi riempresti il bicchiere? Oh, adesso ci bastava, voglio un pochino più di bibita. Bibita gassata. Adesso spenderemo 6 ore a selezionare le carte. Ok. La carta mi sembra ci avesse un segno anche davanti. Non so io. Ho visto solo io come cosa? Là c'era tipo un cerchio a un certo punto. Non so se era tipo una bruciatura e usura della carta, ci sta. Non saprei. Stai sospettando? Beh, sto pitturando le carte letteralmente. Manco mi fossi preparato il mazzo in anticipo. Bentornato, Eugene. Dal momento che ti sei in piedi, mi verseresti un altro po' di vino? No problem. Uè! A questo punto dagli il mazzo di prima. Probabilmente perché lo dai il loro mazzo. Okay, carta bassa. Patapim. Ok. Regina. Asso. Ok. Sì. Mica che cosa complessa è fare 20 monete. Sono esterrefatto. Prego. Esterrefatto è una parola che ho appena inventato. Devo scegliere una carta bassa, giusto? Sì. Ok, non devo più fare quel trick lì, quindi. Perché ormai sono segnate. Ha senso, mi torna. Quello è un re. Quello è un asso. Che culo che ha. E dai, ho cliccato. Che mano! Siete un bastardo fortunato! Devo ammettere che non mi aspettavo un simile risultato. Oggi il destino non è dalla vostra parte. Se non devo più alzarmi a fare roba, va benissimo. Ti do un 3 di picca. Ok. Jack. Re. Madonna, non sei sospettito di un cazzo. Per nulla, non è neanche a metà. Ecco, è stato un disastro. Non sono che un fantoccio nelle mani di forze volubili. Adesso devo andare a meditare. Ottima partita, è andata bene. Pianifichiamo la nostra prossima mossa. Questo è molto filler come missione, ok.
Quindi non tutte sono importanti, chiaramente. Sono delle missioni storyline importanti, poi sono delle missioni secondarie, al 100%. Però se non l'avessimo fatto non saremmo potuti andare qui? Credo. Credo. Mi sembra. Va bene. In ogni caso... Come si va? Almeno... Ah, qua. Per oggi è tutto. Per oggi è tutto. Prossima volta dovremo finire. Credo. Penso che prossima volta finiremo. Non sono sicuro al 100%, ma ci sono buone chance. Nel caso prolunghiamo un pochino la prossima live di Card Shark e andiamo un po' più avanti, giusto per cercare di concludere il gioco entro la prossima live. Molto carino per adesso. Avevo paura che diventasse un po' ripetitivo. Sni. Non proprio. Un minimo lo è, ovviamente, ma meno del previsto. E la storia, comunque, per quanto è stata molto poco comprensibile per la maggior parte del tempo, è comunque interessante. Il fatto che sia un mistero e tu devi capire determinate cose di sicuro la rende più interessante rispetto ad altro. Rispetto a una cosa lineare molto semplice. Va bene. A chi vogliamo fare un raid per concludere today? Domani niente video. Il prossimo video non so quale sarà di preciso. Potrebbe essere un altro video editato da Sora, potrebbe essere uno dei miei, non lo so. Adesso vedo cosa uscirà come prossimo video. Ma no, uscirà, credo, venerdì, sabato, non lo so. Penso di fare... Poldo, sto chiudendo. Sto chiudendo now. Stavo dicendo, a chi facciamo un raid? Grazie mille, comunque. Poldo, vuoi decidere a te chi fa il raid? Puoi farlo. A chi vogliamo passare adesso? Mandiamo tutti alla singola persona. A chi mandiamo? Fallo a me per correttezza, allora. Va benissimo. Ti dico, non è la prima volta che faccio un raid a una persona che non è live. Va benissimo, una cosa. No. Vabbè, gente, raid a Poldo. Back to back. Quelli che sono arrivati qua, tornate da Poldo. No problem. Vabbè, gente, buonanotte a tutti. Domani live come sempre. Video soon TM. Basta. Ciao. Buonanotte. Bellissimo.